È pronto dalla motocicletta Paolo Bettini, cui cedo subito la linea. Benvenuto Paolo. Sì, buon pomeriggio. Un ringraziamento come sempre al mio pilota Alessandro Valeri. Sono sulla fuga e dopo subito una cosa da segnalare nella discesa. Quindi, cari telespettatori, ormai Battistrada stanno affrontando la salita di Monte Nerone. Sono in località Cerreto, mancano poco più di 10 km alla vetta. Il gruppo è sempre segnalato a 7 minuti e si sono staccati dal gruppo dei Battistrada Lopez della Caisse d'Epargne e Tiallinghi della Rabobank, anche Brutti in difficoltà, quindi sono adesso 15 corridori. Chiedo conferma a Paolo Bettini, che è con la testa della corsa. A te Paolo. Mauro, confermo. Tiallinghi sta cercando di salire del suo passo, naturalmente il suo obiettivo è farti trovare dopo questa salita per dare ancora una mano alla sua squadra, a Menchov. Si parlava prima delle Dolomiti che non ci sono nell'ultima settimana, non siamo sul Mortirolo, non siamo sullo Zoncolan, però questa salita già offre delle pendenze notevoli e si farà sentire anche in gruppo. E non dimentichiamoci che al traguardo mancano più di 90 km, di questi 90 km sono prevalentemente in salita, 30 su 90. Salita e discesa, ce ne sono davvero tanti di chilometri in salita, questa il Nerone, quasi 15 km, una salita con 21 tornanti, una salita che ha una pendenza media intorno al 6,5%, davanti come vedete sempre un generosissimo De Bonis. Alla ruota Michele Scarponi, nonostante la caduta Scarponi ci crede. È sulle strade di casa Scarpone, che ha già vinto la tappa di Mayr Open dopo una lunga fuga. Eccolo qua, corridore di Filottrano. Sulla destra immagini del paese di Apecchio, poco più di 2000 abitanti. Il nome deriva da Apicula, piccola ape, o Apicola con la O, cultore di ape. C'è la torre del campanone e il ponte medievale oltre a Palazzo Ubaldini. Siamo proprio nel comprensorio di Monte Nerone. Andiamo adesso da Francesco Panchina. La di corridori ha già perso contatto e probabilmente questa sarà la tradizionale rete che raccoglierà tutti i velocisti o comunque gli uomini che in salita non hanno la minima chance neppure di dare una mano ai rispettivi capitani. A voi. Coinvolgo anche Silvio Martinello, vediamo il gruppo Maglia Rosa sulle prime rampe del Nerone. Silvio, com'è la situazione? Vedo un blocco liquido che sta arrivando, ma per adesso tutto tranquillo. Per ora tutto tranquillo, Rabobank che controlla abbastanza agevolmente la situazione, il percorso naturalmente d'ora in avanti si fa molto più complicato perché ci sono in rapida successione tre salite importanti, tre salite vere, con pendenze assolutamente difficoltose, e quindi è chiaro che da qui in avanti assisteremo senza dubbio a chi avrà pianificato una corsa d'attacco, assisteremo naturalmente a delle azioni che avranno questo tipo di obiettivo. L'attacco naturalmente per cercare prima di isolare la maglia rosa Menchov, mettere in difficoltà se possibile qualche avversario diretto e poi naturalmente tentare di staccare la maglia rosa nelle successive salite che il percorso presenta quest'oggi. La situazione comunque è continuamente, vedete che tra l'altro dalla grafica vediamo che anche davanti hanno perduto qualcosa, evidentemente anche davanti non stanno dando ancora il massimo, comincia ad essere questo un distacco che potrebbe essere anche recuperabile naturalmente se si scatenasse la bagarre nel gruppo della maglia rosa. Ed era quello che diceva già da tempo Davide Cassani. L'esito di questa fuga dipenderà dal ritmo del gruppo sul Nerone più che sul Catria, perché nel finale tutti andranno forte, ma qui scopriremo se Scarponi, Cunego e Popovic avranno possibilità di andare all'arrivo oppure no. Abbiamo visto in coda al gruppo Valerio Agnoli, molto bravo ieri, adesso è nelle ultime posizioni del gruppo Maglia Rosa, davanti sempre De Bonis. Eccolo qua, Valerio Agnoli con la maglia verde della Liquigas Doimo. C'è anche Mori della Lampren GC. E con il 171 si sta sfilando Michael Berry, questo canadese della Columbia High Road, una squadra che è andata molto bene sinora.
sta avanzando anche Emanuele Mori, vedete ci sono tre uomini, non tanti, della Liquigas, erano di più ieri sul penultimo strappo. Dovrebbe esserci Pellizzotti, Basso e Smith. Pausa adesso, sta per partire la sigla su Rai 3, quindi proseguiremo questa telecronaca sulle due reti e faremo un riassunto generale. La presentazione, Davide Simo, esponente dell'astrattismo lirico, ovvero Osvaldo, sul Monte delle Cesane. Gambe, la possibilità di fare una grande tappa e qui siamo sul Monte Nerone. Immagini in diretta, si è scremato il gruppo dei 18 Battistrada, si sono staccati sia Danielson che Wiggins, ha perso contatto anche Lopez Garcia, si è staccato Brut, si è staccato Tiallinghi, ma con la testa della corsa c'è Paolo Bettini, al quale cediamo la linea. Benvenuto Paolo. Ti auguro buon pomeriggio e niente, chi voleva le montagne adesso sono arrivate, guarda, siamo usciti dal bosco, l'ultimo tratto di salita, con il caldo che è i corridori possono trovare niente assolutamente per ripararsi dal sole, solamente erba, e se non forse per l'erba mi ricorda molto l'ultimo tratto, non per la strada, perché la strada è completamente diversa, ma il caldo che fa mi sembra di essere sul Mont Ventoux in Francia, una montagna completamente spoglia e molto molto dura. Andiamo da Pancani che è col gruppo Maglia Rosa, segnalato a meno di 6 minuti, a te Francesco. Sì, grazie Auro, buon pomeriggio anche da parte mia, dalla motocronaca guidata quest'oggi da Massimo Saulini. Siamo in coda al grosso del gruppo che si è notevolmente e sensibilmente assottigliato, già tanti corridori che hanno perso contatto, tra i primi a perdere le ruote del gruppo è stato Alessandro Petacchi che nei giorni scorsi, pur essendo lui un velocista, aveva comunque dato una grossa mano anche nei tratti in salita alla sua capitano, a Danilo Di Luca. Non oggi però, perché le pendenze di questa ascesa del Monte Nerone sono davvero molto molto aspre, con alcune rampe soprattutto nella prima parte davvero molto molto pericolose. Già una sessantina di corridori hanno perso contatto, tra quelli che abbiamo superato risalendo verso il gruppo abbiamo trovato anche Lastras, Pinotti, Kirienka e Facci, dunque anche tanti corridori che facevano parte della fuga che ha caratterizzato la tappa di ieri. A voi. Mi sembra, Francesco, che l'asfalto sia molto granuloso, quindi oltre alle pendenze, oltre al caldo, portare avanti la bici su questo asfalto non è cosa semplice. Esatto, ti confermo Auro che è un asfalto molto sporco, c'è molta ghiaia anche nel mezzo della carreggiata che è anche molto ristretta e dunque è un problema anche per le ammiraglie cercare di assistere i corridori, gran parte di loro anche dai tifosi prendono delle bottiglie per bagnarsi continuamente, non tanto per bere quanto per bagnarsi continuamente la testa e la nuca, perché oggi veramente il caldo è opprimente, è una giornata quasi torrida, potremmo dire. A voi. Sembra proprio una salita dei Pirenei, strada stretta, asfalto granuloso, caldo opprimente, corridori che cercano l'acqua da tutti i tifosi, vedete non c'è un albero, è davvero una salita anche per il caldo abbastanza difficile. È un paesaggio davvero fantastico questo del Monte Nerone, cambia chilometro dopo chilometro, qui sembra brullo, sembra senza vegetazione, ma ci saranno altri tratti nel bosco attorniati da lecci, da faggi, da piante rare, ci sono addirittura degli animali che sono sotto protezione, sotto tutela, in quanto rarissimi. Il Monte Nerone è una montagna da scoprire, quindi vedremo cosa succederà in corsa, ma paesaggisticamente parlando è di un interesse totale. Andiamo da Bettini. Auro, per dirvi che
Per la prima volta il gruppo ha rivisto la fuga, nel senso che siamo nel tratto senza vegetazione, senza alberi, pur avendo diversi minuti di ritardo riescono a vedersi, la fuga vede il gruppo e la testa del gruppo vede la fuga. Per la prima volta il Giro nei suoi 100 anni di storia affronta questa salita. Andiamo adesso alla redazione internet da Pietro Plastina, domande dei nostri utenti, a te Pietro. Sì, sono domande di natura tecnica, tutte per Cassani. Volevano sapere gli utenti qual è la frequenza di pedalata su queste salite e poi anche il tipo di alimentazione che si affronta per una tappa come questa. La frequenza di pedalata possono essere le 90 di Danilo Di Luca, le 75 di Michele Scarponi. È naturale che più uno riesce ad andare agile, meno il muscolo si affatica, soprattutto quando le tappe sono così lunghe. Le salite vanno dai 10 ai 15 km. Con la pedalata agile riesce il corridore a stare più seduto in sella e il muscolo si affatica più avanti, e quindi la cosa migliore sarebbe quella di usare rapporti che ti permettono di andare dalle 80 alle 90 pedalate al minuto. Beh, l'alimentazione in tappe come quella di oggi, i corridori consumano 6.000-6.500 calorie. In una salita del genere, una salita di 13 km, sono circa 40-45 minuti, possono consumare anche 700-750 calorie solamente per fare questa salita. E quindi la cosa migliore è assumere zuccheri complessi, perché ci sono tanti corridori che, per fare un esempio, tappa come quella di oggi, alimenti solidi nella prima metà della tappa, alimenti liquidi nella seconda parte. Paolo Bettini, a te. Sì, Auro, solo per una curiosità, guarda, la strada è molto stretta, i corridori chiedono acqua ma con le ammiraglie non riescono a passarsi. Davide Bramati, direttore sportivo, mio grande amico e direttore sportivo della Quickstep, che ha un ospite particolare, un atleta di sport estremi, è sceso al volo da un tornante, ha fatto tutto il prato di corsa e ha ripreso il gruppo sulla strada sopra per dare l'acqua al suo uomo. Ed è Dario Cataldo, il corridore della Quickstep, presente in fuga. State tranquilli, la discesa non è così, nel senso che la strada è più ampia nel tratto in discesa, la salita invece, come vedete, sì, la strada è davvero stretta, qui bisogna assolutamente bere, bisogna bere tanto perché la sudorazione è molto molto evidente. Vedete, anche basta guardare le braccia dei corridori. Qui siamo sul gruppo maglia rosa con i gregari di Denis Mencho. Ed ecco Carlo Sastre con il numero 61. Lo danno come il secondo favorito per la tappa di oggi. L'ha intervistato Alessandro De Stefano. Sentiamo cosa ha detto Sastre alla partenza. Dopo una settimana troppo dura per la velocità, per quello a cronometro dei 5 terre, per quella tappa prima dopo il descanso. Penso che il riposo, penso che abbiamo tutti la forza un pochino scarsa. Vediamo che cosa succede durante la tappa di oggi, ma per me è una tappa molto molto importante. Carlo, hai parlato con Powell? Sì, gli abbiamo parlato, ma era poco da parlare, no? Perché si è sbagliato la radio un pochino, la comunicazione non era buona in questo spazio e basta, no? Come si dice? È andata così. Sì, no? un errore lo fa qualcuno, no? Un errore di comunicazione. Beh, in effetti avrebbe avuto senso fermare Powell se Sastre fosse stato in difficoltà, se il vantaggio di Basso e Garzelli avesse superato i 2 minuti. A me è sembrata una grossa ingiustizia, anche se gli ordini dell'ammiraglia vanno rispettati, però è stato lo stesso Sastre a dire, beh, è stato un errore. È stato un errore perché a Powell hanno tolto la possibilità di cercare di vincere la tappa, anche perché poi si è rialzato, si è fermato con gli inseguitori, alla fine non era d'aiuto neanche a Sastre perché era dietro un minuto. Questa, come vedete, è la testa della corsa, ci sono 14 uomini, inizialmente erano in 20, poi in 18 e adesso sono rimasti in 14. Sono Renaud Dion della Chez Desert La Mondiale, Popovic della Stana, Bellotti della Barloworld, Sprick della Bouygues Telecom, Jeannesson della Caisse d'Epargne, Gomez della Fuji Servetto,
Cunego della Lampre NGC, Karlstrom della Liquigas, Bosisio della LPR Farnese, Cataldo della Quickstep, Ardila Cano della Rabobank, Scarponi e De Bonis della DQ Giovanni Androni e Jens Vogt del Saxo Bank. Questo è il gruppo con Menchov e Di Luca, che sembrano gemelli siamesi, proseguono proprio attaccati. Uno cura l'altro, a parte che adesso stanno lì davanti nelle prime 5-6 posizioni. Ottimo il lavoro dei compagni di squadra di Menchov, siamo con i fuggitivi a 3 km dalla vetta. Avevano all'inizio della salita 7 minuti, l'ultimo rilevamento parlava di 5:40, quindi sostanzialmente il gruppo ha recuperato qualcosa, ma non c'è stato un crollo da parte dei fuggitivi, anche perché dietro nessuna squadra ha tirato. E quale potrebbe essere la squadra? Beh, solo la Liquigas a questo punto. Però qual è il problema? Ho visto Agnoli in coda, ho visto tanti corridori che non ce la fanno e quindi Basso e Pellizzotti possono, secondo me, potrebbero avere solo Sylvester Smith che potrebbe dar manforte o comunque aumentare il ritmo, ma penso che a questo punto lo possa fare sul Capria, la penultima salita. A te Francesco. Per segnalarvi che Smith si è staccato, è uno dei corridori della Liquigas che ha perso contatto, dunque adesso non è più con il gruppetto, con il gruppo della maglia rosa, che è forte di 52 unità. A voi. Vuol dire che Basso e Pellizzotti non hanno più compagni di squadra. E dovranno fare tutto da soli. Liquigas Doimo dunque che sta perdendo pezzi. Un po' dispiace, ma più che altro per lo spettacolo che potrebbe venire a mancare. Tra poco ci fermiamo subito per il telegiornale LIS, ma saremo di nuovo con voi fra 3 minuti circa. Questo è un tratto che fa male, anche se l'andatura non è delle più alte. Sì, perché poi alla lunga la fatica si farà sentire, è naturale che è un ritmo che permette agli uomini di classifica di non fare troppa fatica, ma in questo giro di tappe tranquille ce ne sono state ben poche, se togliamo quella di Milano, il resto sono state tutte tirate. Torniamo da Paolo Bettini, Paolo. Sì, sono ancora sulla testa della corsa, niente, grandissimo lavoro di De Bonis in favore di Scarponi, ha tirato praticamente quasi tutta la salita lui, si sta sacrificando, segno che pur avendo fatto quella scivolata Michele sta molto bene e ci crede ancora. Paolo, sbaglio o la salita adesso è meno tosta? Gli ultimi 2 chilometri sono un po' più facili. Ma hanno appena finito un tratto di falso piano, non lo definirei, perché comunque si veniva da pendenze molto, molto toste. Adesso hanno fatto quello tratto più agevole, ma prontamente riprende. Saremo ancora intorno all'8-9%. È sicuramente meno di prima, perché prima era molto, molto più aspra. Ma adesso tra un po' ritorna con uno strappetto in vista del Gran Premio della Montagna, in effetti prima c'era un tratto molto più facile e pedalabile, infatti la velocità era aumentata. Che salita ti ricorda, Paolo, questo Monte Nerone? Ma guarda, l'ho detto prima, quando siamo usciti dal bosco, vedere tutta la montagna, vedere tanti chilometri di strada, mi è venuto in mente subito il Mont Ventoux, anche se il Mont Ventoux nel sud della Francia presenta una sede stradale molto più ampia e molto più brulla come montagna, tanta roccia, tanta pietra. Per il tipo di strada molto stretta, sicuramente le strade francesi dei Pirenei con questo asfalto molto ruvido ricorda molto le tappe del tour quando appunto si affrontano i Pirenei con strade molto molto difficili.
Si parlava tanto di Rabobank scarsa, non mi sembra, come abbiamo già avuto modo di dire nelle tappe precedenti, Menchov e compagnia stanno correndo in modo esemplare. Tialingi faceva parte del gruppo di Teta, si è staccato, probabilmente può dare un piccolo aiuto quando verrà ripreso dal gruppo della maglia rosa. E adesso ci sono sempre loro due, molto bravo Francesco De Bonis, corridore laziale, Isola dell'Iri, è questa la sua città, un corridore che tra i dilettanti ha militato in una squadra marchigiana. Di nuovo in diretta, cari telespettatori, è il tappone di questo Giro d'Italia del centenario da Pergola a Montepetrano. 2 chilometri al passaggio sul Nerone per i battistrada, sono rimasti in 14, hanno perso 2 minuti e mezzo in questi primi 12 chilometri di salita, ma non mi sembra che né da una parte, ovvero né dal gruppo di destra né dal gruppo maglia rosa, ci siano stati lunghi progressioni o tentativi vari. La Liquigas Doimo ha solamente i propri capitani, vediamo Danilo Di Luca al fianco Spezialetti, ma sta marcando stretto la maglia rosa. Qui siamo su Marzio Bruseghin ed ecco Ivan Basso con il numero 111 alla sua sinistra, Tadej Valjavec. Andiamo da Francesco Pancani, a te Francesco. Un altro uomo della LPR ha perso contatto, si tratta di Pietro Polli, ha appena passato il cartello che indica 3 km al Gran Premio della Montagna e il gruppo della Maglia Rosa. C'è un po' di ventilazione adesso, anche perché bene o male ci stiamo avvicinando a quota 1400 a questa altezza, infatti è posto il Gran Premio della Montagna. È davvero uno spettacolo molto particolare questo Monte Nerone, proprio perché Davide Cassani e Paolo Bettini ci hanno sempre spiegato, ci hanno sempre fatto capire l'importanza anche dell'aspetto psicologico, come ricorda spesso Bettini, il fatto di poter, per chi insegue, vedere la fuga che è davanti. Poco fa ho fatto un paio di curve insieme ad Andrea Masciarelli, che appunto guardava in alto, vedeva tutta questa serie di tornanti, tutta questa serie di curve, poi ritornava concentrato, gli occhi sull'asfalto, sbuffando, pensando alla fatica che ancora aveva da fare. A voi. Sono arrivati in quel breve falsopiano ai 2,5 chilometri dalla vetta anche gli uomini del gruppo. Silvio Martinello, come si snoderà questa seconda parte di tappone? Ma questa seconda parte di tappa, quella più difficile, quella più complicata, vediamo che il gruppo, nonostante non si sia scatenata la bagarre, non ci siano ancora stati attacchi, ma l'andatura che sta imprimendo la Rabobank è un'andatura che fa recuperare lo svantaggio rispetto alla corsa di testa, al gruppo di testa, sempre tirato da De Bonis. Questo c'è da capire che tipo di evoluzione ci sarà, soprattutto nella prossima salita, il Catria, perché questo è un ritardo che a questo punto potrebbe compromettere le sorti, diciamo così, di questa fuga che è in atto, e diciamo così dare maggior vigore anche a chi tenta di conquistare la buono, tipo Danilo Di Luca, che a quel punto potrebbe anche cercare appunto di andare ad aiutare con i compagni di squadra, con Spezialetti soprattutto, appunto per cercare di ricucire e tentare di giocarsi anche la tappa. La situazione è in evoluzione e, come aveva detto Davide, il Monte Nerone sarà un po' la salita che stanno affrontando in questo momento, proprio la chiave di svolta per farci capire che tipo di probabilità può avere ancora la fuga in alto. Torniamo da Bettini, quanto manca la vetta, Paolo? Un attimo che sono in coda dell'ammiraglia, comunque siamo a circa 1 chilometro, poco più, dal Gran Premio della Montagna. E c'è sempre Francesco De Bonis, bisogna valorizzare il lavoro di questo ragazzo, classe 1982, viene da Isola dell'Iri, è un laziale di Frosinone, professionista dal 2008 e, come vi abbiamo detto nel precedente collegamento, De Bonis l'anno scorso si è fatto subito vedere nel ciclismo che conta in una tappa del Giro della Svizzera Romanda, riuscì a precedere John Gadret con una bellissima impresa. 4 minuti intanto il vantaggio dei fuggitivi. C'è esattamente 1 chilometro di differenza tra la testa della corsa e il gruppo maglia rosa. Due corridori della Rabobank, Kozonchuk e Ten Dam,
sono loro che stanno imprimendo il ritmo in questo tratto di salita. Molto attento Danilo Di Luca, c'è anche Ivan Basso dietro di lui, Marzio Bruseghin, Leipheimer, Vagliave, sono tutti lì gli uomini di classifica. Guarda, io non so come andrà a finire questo giro perché è una delle edizioni più incerte, però fino adesso, e sono stati percorsi qualcosa come 2700 chilometri, fino adesso io Danilo Di Luca non l'ho mai visto in difficoltà. Silvio Martinello, sei d'accordo? No, in difficoltà no, anzi, assolutamente il corridore insieme a Menchov che ha sicuramente dato maggiormente spettacolo, Danilo Di Luca, e sicuramente insieme a Menchov quello più in condizione. Non vorrei che fosse, dopo aver visto ieri lo scatto che ha fatto sul Trebbio, che non avesse più la brillantezza che ci ha fatto vedere soprattutto nella leggendaria Cuneo Pinerolo, mentre qui è un compagno di squadra, vi facciamo vedere questo replay ed è, mi sembra proprio Spezialetti se non vado errato, che va a portare una bibita, una borraccia al suo capitano Danilo Di Luca, e è desceso, è scivolato giù dalla strada comunque senza nessuna conseguenza. È sicuramente molto attento, molto determinato, d'altronde la determinazione non gli è mai mancata, la convinzione nei propri mezzi, e sono certo che anche lui quest'oggi tenterà di far vedere qualcosa. Ecco, dopo aver visto lo scatto di ieri sul Trebbio, ecco, mi dispiacerebbe che non avesse più quella brillantezza, ho avuto l'impressione che non abbia più la brillantezza di Pinerolo. Davide, tu cosa dici di Luca? Ma sai, per lui oggi è la tappa più difficile, conosce benissimo l'arrivo del Blockhaus e la salita è adattissima ad un corridore come Danilo, così come è adatto secondo me ad una salita come il Vesuvio, l'ultimo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. Io credo che oggi Danilo abbia tutto l'interesse a cercare di difendersi, non attaccherà sul Catria, cercherà di stare con i migliori sull'ultima salita qui sul Monte Petrano ed eventualmente, se sta bene, cercare di guadagnare qualcosa negli ultimi due chilometri. Staremo a vedere, sta di fatto che sì, nella prima settimana era impressionante, quando scattava faceva male, anche se sul traguardo dell'Alpe di Siusi Menchov è stato ancora più bravo di lui, ma Menchov l'abbiamo visto anche nella cronometro, ha una condizione straordinaria. Mi sembrava che sul San Luca sabato e anche ieri sul Trebbio giocasse, e quindi penso che in questo momento sia il corridore più in forma, ma lo ripeto, oggi una tappa lunga, è dura, fa caldo, la crisi può prendere qualsiasi atleta. Francesco Pancani, a te. Noi siamo sempre in coda al gruppo della maglia rosa, che si è ridotto ulteriormente perché altri corridori hanno perso contatto. Adesso si è staccato anche un corridore della Caisse de Parme, si tratta del francese Mathieu Turgeot, che poco fa ha avuto una mezza lite con l'ammiraglia della Columbia Aeroad, perché ha chiesto a Valerio Piva una borraccia, qualcosa da bere. Valerio Piva gli ha detto di andare invece alla macchina dell'assistenza, quella che vale per tutti i corridori, la prima macchina che segue dopo l'auto della giuria. Perger ha perso ulteriormente contatto, poi ha ripreso anche l'ammiraglia della Columbia e ha ripreso anche a discutere abbastanza animatamente sempre con Valerio Piva. Voi, Francesco, è sempre presente Armstrong, vero, nel gruppo Maglia Rosa? Armstrong sì, è sempre presente. E intanto De Bonis è passato per primo sul Monte Nerone, 1417 metri d'altezza, Gran Premio della Montagna di prima categoria. Al traguardo mancano esattamente 80 chilometri. E adesso seguiamo il gruppo sul Nerone, al passaggio al GPM. Nonostante non ci siano stati attacchi, nonostante stiano salendo ad un'andatura abbastanza regolare, vedete che il gruppo è ridotto a 50-60 corridori. Paolo Bettini, a te. Sì, Auro, io approfittando sono su una moto, non sono più in bici, ho molta più libertà e più tranquillità. Dal Gran Premio della Montagna si vede il villaggio e la zona di arrivo. Non so se i corridori, non credo, abbiano avuto il tempo di guardare il panorama, ma siamo a 80 km più o meno. Hanno messo la ruota anteriore della moto fuori dalla sede stradale, hanno trovato la terra e sono caduti.
Nel cadere la moto mi ha toccato un piede e noi siamo stati fortunati, loro un po' meno, un in bocca al lupo di pronta guarigione anche da parte mia. Ok, attenzione naturalmente. E questo è il ripetitore, il centro Rai di Monte Nerone, così come ci spiegava il professor Fagnani. Da qui le trasmissioni si irradiano in tutta l'area mediterranea, in tutta l'area adriatica sicuramente. Kosonciuk e Tendam, così come De Bonis, si è fatto in testa tutta la salita, al pari questi due gregari di Menchov stanno scandendo il ritmo, ed è un ritmo piuttosto alto, visto che si sono staccati più di 100 corridori. È un ritmo che fa spendere energie, è un ritmo che consuma lentamente anche i corridori più forti. Gran Premio della Montagna, lassù. Siamo sui 3 minuti e mezzo, qualcosa in più. Quindi vuol dire che in questi 15 chilometri di salita, da Pianello in poi, il gruppo ha recuperato metà dello svantaggio. 3:40. E viene raggiunto, hanno fatto bene i conti, Tiallingi, che faceva parte del gruppo di testa, quindi Tiallingi si è staccato e adesso darà una mano alla causa Menchov. Silvio Martinello. Sì, direi che la tattica abbiamo sentito, no? Liquigas Doimo, sono rimasti solo Pellizzotti e Basso e c'è Karlstrom davanti. Di Luca a Spezialetti, l'Astana ci sono un po' tutti, Leipheimer, Armstrong e poi hanno Popovic davanti, ma la Rabobank, la squadra della maglia rosa, abbiamo visto, no? La maglia rosa scortato da due compagni di squadra finora, soprattutto da Kosonciuk e da Tendam, colui che finora è riuscito a rimanere sempre con il suo capitano nelle salite affrontate finora, Tiallingi, che si è fatto raggiungere, si è staccato dal gruppetto di testa, e davanti c'è ancora Di Lacano. Direi che abbiamo parlato della squadra della Rabobank, ci dava l'impressione, leggendo la lista appunto dei componenti, di una squadra debole, di una squadra inesperta. Direi che quest'oggi, nella tappa più impegnativa e più complicata, sta dimostrando compattezza, sta dimostrando un valore atletico che non gli conoscevamo e soprattutto anche, direi, un acume tattico non indifferente, perché ora si ritrovano nella fase finale, quando mancano le ultime due salite. Menchov può contare sull'apporto di quattro compagni di squadra. E la sede stradale in questa discesa, si ritornerà in località Pianello, è molto bella, quindi un bravo come sempre alle amministrazioni provinciali e alla Regione Marche, perché quando si trovano asfalti belli, nuovi, significa garantire una sicurezza maggiore ai corridori. La vista del Petrano dal Nerone, in linea d'aria sono a una trentina di chilometri nemmeno, e qui siamo tornati sul gruppo maglia rosa. Tiallingi, l'unico corridore vegetariano del gruppo, da diversi anni non mangia carne. Tiallingi, ottimo corridore, non per tappe come quella di oggi, è un ottimo passista, abbastanza veloce. Lui è riuscito a fare la salita abbastanza regolare, ha aspettato i compagni di squadra lassù in cima e adesso tirerà fino alla prossima salita, Moria, una salita corta ma durissima, con delle pendenze che arrivano al 15%. Ho preso il tempo della salita, 13 km 500 metri, il gruppo è salito ad una velocità media di 18,8, una VAM, velocità ascensionale media 1421, quindi sono andati su abbastanza tranquilli, però attenzione, la tappa è lunga e fa molto caldo, questo rallenta un po'. Ed è sempre presente, un bravo a lui, davvero un grande Giro d'Italia, Stefano Garzelli. C'è anche il giovane Francesco Masciarelli con il proprio capitano, Francesco Masciarelli, che ha vinto il Giro del Lazio 2008. Il più giovane dei figli di Palmiro Masciarelli, Andrea, Simone e Francesco. Palmiro, gregario storico di Francesco Moser, team manager dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo. Francesco Masciarelli
tra i tre penso che sia il corridore più forte, come tu hai detto l'anno scorso ha vinto il Giro del Lazio, corsa importante. Andiamo da Pancani, Francesco. Ancora non è cominciata la discesa per il gruppo della Maglia Rosa perché abbiamo già passato il Gran Premio della Montagna, ma c'è comunque un altro tratto in leggerissima salita. Potrebbe presto l'Heipheimer avere un altro compagno di squadra da sfruttare per questa seconda parte della tappa. Si tratta di Daniel Garcia Navarro, che ha perso leggermente contatto nell'ultimo tratto della salita, ma che in discesa potrebbe rientrare. C'è anche Rubiera dell'Astana, poi. Scarponi ha guadagnato punti per i Gran Premi della Montagna e questa è una classifica che lui interessa in maniera molto relativa, comandata sempre da Stefano Garzelli. La salita l'avete vista, strada strettissima, ma come vedete la discesa è perfetta, strada ampia, asfalto perfetto, come è stato perfetto tutto quello che hanno incontrato fino a questo punto i corridori. Velocità del gruppo 75 km orari. Ancora 12 km di discesa per i battistrada. Dovranno tornare a Pianello e poi ci sarà uno strappo corto ma piuttosto duro a Moria. È una salita, sì, è veramente tosta, pendenze per 2 km al 15%, lì saranno costretti a usare un 39-25, è la salita più dura, anche se più corta di questa tappa, non dimenticandoci che prima hanno anche affrontato la salita delle Cesane, affrontata anche nel 2006, anche lì i corridori hanno trovato pendenze molto molto toste. Tra un po' ritorneranno a Pianello, dove sono transitati prima, quando hanno cominciato la salita della Monte Nerone. La Rabobank per il momento sta controllando in modo egregio. Tre corridori con Menchova in questo gruppo e davanti c'è ancora Artila, corridore colombiano che potrebbe essere utile nel tratto finale. Davide, tu che hai fatto la ricognizione, c'è qualche tratto del Catria ancora sterrato? Perché ricordo che 3 anni fa il Catria presentava alcuni tratti senza asfalto. È stato asfaltato, un asfalto speciale, particolare, di colore bianco, però non c'è più lo sterrato. La salita viene affrontata in senso contrario rispetto al 2006. Quella tappa che finì a saltare, che vinse Verbrugge. Sì, in fuga sul Catria, se ti ricordi, c'era Skaerlings, corridore della Cofidis, mi ricordo quelle immagini splendide proprio di questo corridore sullo sterrato in salita. Sì, e fu una tappa difficilissima per Di Luca. Proprio sulle Cesane. In crisi, sudava, ti ricordi? Mi ricordo, poi riuscì a salvarsi sulla salita delle Cesane, perse qualche secondo, poi sullo strappo finale il giorno dopo ci fu l'attacco di Ivan Basso sulla Maielletta. Esatto, Basso Lanciano. Collegamento con Radio Corso, un aggiornamento, quanto manca al traguardo e il vantaggio? Vediamo 3.45, ce lo conferma? Sì, l'ultimo cronometraggio ha fatto fermare a 3.45, è stato superato quindi da circa 5 minuti il cartello dei 75 km al traguardo, mancano pertanto 71 km al traguardo. Non è un otto volante, ma sembra, da questa immagine, dall'elicottero. Questo è il tratto di discesa, sono in località Serra Valle di Carda, dal Monte Nerone a Pianello. Ci sarà anche un traguardo volante a Pianello, non con abbuoni ma semplicemente con premi, in memoria di Franco Bartoccioni, che è stato uno sportivo della zona, appassionatissimo di ciclismo, i suoi concittadini hanno voluto intitolargli questo traguardo volante. Torniamo da Bettini, Paolo. Sì, Auro, come dicevi, un otto volante non è, ma quasi, è una discesa molto molto bella, l'asfalto della sede stradale è buoni, e si alternano con dei tratti velocissimi, c'è stato un tratto prima, un rettilineo molto lungo,
scendevano a oltre 100 km orari, ti posso garantire, molto molto forte. E poi queste serie di tornati che rallentano, ma sono tutto molto spettacolare, sicuramente paesaggio completamente diverso rispetto a dove hanno salito, ripeto, molto molto veloce e bella questa discesa. E Radio Corsa ci dice che ci sono corridori ancora sulla salita del Nerone, sono i ritardatari, sono i velocisti, sono i componenti, la cosiddetta rete. Questa è per coloro che fanno classifica e per coloro che devono arrivare al traguardo dentro il tempo massimo. Non dimentichiamoci che anche questa mattina sono partite a tutta, nei primi 50 chilometri c'erano tantissime salitelle, una dietro l'altra, e quindi corridori che avranno delle grosse difficoltà per arrivare al traguardo. Quando la fatica non ti fa dormire, non hai più appetito, non hai neanche voglia di bere perché ne bevi talmente tanta di acqua che quasi quasi ti fa schifo ad un certo punto, e quindi proprio una tappa come quella di oggi è durissima per tutti. Serravalle saluta il Giro, e noi che il Giro cerchiamo di raccontarlo ricambiamo a questi sportivi. Vi abbiamo proposto l'intervista a Sastre, che i bookmaker danno come il secondo probabile favorito di oggi, mentre tutti sostengono che Ivan Basso sulla salita verso il Petrano staccherà gli altri concorrenti, dunque è da considerarsi il favorito, almeno così dicono coloro che fanno le quote di questo Giro d'Italia. Ascoltiamo Ivan Basso. Oggi è sicuramente un'altra tappa difficilissima, credo la più difficile del Giro, e cercheremo di fare bene ancora. Cosa ti aspetti? Chiaramente Menchov, Di Luca, ma potrebbero esserci anche Armstrong e Lipajmer. Ma sicuramente oggi è una tappa che può avere differenti situazioni. Noi abbiamo fatto sicuramente un piano che ci permette di adattarci ad ogni tattica. Chiaramente Menchov e Di Luca e Lipajmer sono molto forti e bisognerà inventarsi qualcosa. Qualcosa sul piano ce lo dici? Il piano, innanzitutto bisogna vedere se ci saranno le gambe, io mi auguro di sì, e il piano chiaramente è quello di attaccare. Il piano della Liquigas Doimo sarebbe stato quello di mandare in fuga almeno tre corridori, uno fra questi avrebbe dovuto essere Vanotti, l'altro Carmstrom c'è riuscito, e chiaramente Schmid per fare il forcing o sul Nerone o sul Catria. Schmid però, come ci ha raccontato Francesco Pancani, si è staccato, e quindi adesso Basso e Pellizzotti dovranno arrangiarsi. Se avranno gambe, il Catria potrebbe essere un bel trampolino. Due compagni di squadra potevano essere importanti proprio per aumentare il ritmo sul Nerone. Bisognerà vedere, come ha detto Ivan tra l'altro, come starà lui, come starà Pellizzotti. Ieri è stato bravo Ivan, soprattutto sul Casale, la penultima salita. Sul Trebbio invece non so se abbia corso con un po' di riserva. Sta di fatto che sull'ultima salita, parlo sempre della tappa di ieri, non ha guadagnato niente nei confronti di Bertagnolli. E quindi staremo a vedere se oggi Ivan Basso avrà la forza per poter attaccare. E per lui questa è una delle ultime opportunità. Solamente in tappe come queste un corridore forte può guadagnare nei confronti degli altri. Si è parlato poco di un atleta che ha delle grandissime qualità come scalatore, ed è Soler. Soler non è preoccupante per i vari Menchov e Di Luca in classifica in forte ritardo, però anche lui vorrebbe regalare alla squadra un successo di tappa. Se fosse il Soler di due anni fa, a quel punto lo darei io come favorito principale con un arrivo come il Petrano. Bisognerà vedere come sta. Ieri si è attaccato da 20 corridori, anche di più. Non è in classifica, poteva dire oggi recupero nel limite del possibile e domani attacco. E quindi è tutto un forse, un si vedrà, un non sappiamo esattamente quel che succederà. Sta di fatto che Maurizio Soler in questo Giro d'Italia l'abbiamo visto un po' a San Martino di Castrozza e poi non l'abbiamo più visto. 3.55, hanno recuperato altri 20 secondi nel tratto in discesa dal Monte Nerone a Serravalle di Carda, ancora qualche chilometro e arriveranno a Pianello. Torniamo da Francesco Pancani.
È rientrato intanto sul gruppo della maglia rosa un altro uomo della Liquigas, si tratta di Agnoli che era rimasto staccato in salita, invece è riuscito a recuperare in discesa. Davvero molto spettacolare la discesa del Monte Nerone, come avevate detto voi, con una sede stradale molto larga, perfette le condizioni dell'asfalto, davvero l'ideale per sviluppare il massimo della velocità. Consentimi Auro un saluto, noi stamani abbiamo avuto in mattinata dei problemi alla moto, dei problemi meccanici alla moto, vorrei tranquillizzare anche i familiari di Massimo Valeri che solitamente guida la motocronaca, nessun problema per lui oggi sono insieme a Massimo Saulini solo perché la moto di Valeri ha avuto dei problemi e ne approfittiamo per ricordare che in corsa c'è anche il fratello di Massimo, Alessandro, che è l'angelo custode, diciamo così, di Paolo Bettini sull'altra motocronaca, e da parte loro gli auguri per il papà, il signor Attilio, che oggi compie gli anni, mi sembrava doveroso. Certo, Francesco, vado dal gruppo, 4 minuti, beh è facile che adesso il gruppo perda qualcosa. Sì, perché non è che adesso affrontino questa discesa fortissimo, devono controllare come è giusto che sia. C'è da dire che fino ad oggi Menchov e compagnia, cioè i compagni di squadra, non hanno sbagliato niente, sono riusciti a sfruttare rivalità di altre squadre. Nel giorno del San Luca, l'arrivo di Bologna, sono stati tutto il giorno a ruota, ieri hanno anche controllato ma non hanno speso tanto. Jens Vogt, classe 1971, Damiano Cunego vorrebbe fare un regalo ai propri tifosi, qui siamo su Jaroslav Popovic, ecco Michele Scarponi, è importantissimo nutrirsi, mangiare, non andare in crisi di fame. Questi è Fernandez Cruz che è rientrato dopo che si era staccato in salita, questi è Francesco Bellotti della formazione Barloworld, è la volta di Mathieu Sprich, un francese della Bouygues Telecom, questi è il compagno di stanza oltre che di squadra di Ivan Basso, Schill Karlstrom, è un finlandese. Poi ci sono, ecco, questo è Angel Gomez Gomez della Fuji Servetto, poi ci sono Renaud Dion della Chez Deser La Mondiale, c'è Francesco De Bonis che è stato bravissimo sulla salita del Nerone, c'è Cataldo, Dario Cataldo, c'è ancora Ardila o l'hanno fatto rientrare? Per me c'è perché lo tengono lì, perché lui potrebbe eventualmente fare il Katria con relativa tranquillità e lì aspettare Denis Menchov. Vediamo, vogliamo farvi vedere anche Ardila, intanto c'è Bosisio, compagno di squadra di Di Luca, ed eccolo qua, Maurizio Ardila Cano, un corridore che diede un grosso apporto a Savoldelli per vincere il Giro d'Italia nel 2005. Giù dal Colle delle Finestre e la salita poi verso il Sestriere. Se non ci fossero stati Van Huffel e Ardila Cano, non so se Savoldelli avrebbe vinto il suo secondo Giro d'Italia. La ricordi molto bene anche te, Silvio, quella tappa. Sì, in effetti Ardila in quell'occasione fu determinante per Paolo Savoldelli, nel senso che insomma Ardila aveva naturalmente la possibilità, tentava di sfruttare le sue doti di scalatore per vincere la tappa, Savoldelli se lo ritrovò e Ardila in quell'occasione gli diede appunto una grossa mano per recuperare il ritardo che aveva accumulato in salita da Simoni e da Di Luca, soprattutto poi Di Luca, ricorderai, fu assalito dai crampi, si era alimentato male. Questo invece è un corridore che è caduto della Quick Step, mi sembra che sia nel gruppo di testa, che sia avvenuta la caduta, no, siamo nel gruppo con il numero 139, sì, Davide Malacarne, che purtroppo è caduto nella discesa in questo tratto, insomma, che porta il percorso tra il Nerone e il Katria. Auguriamoci anche per lui nessun problema grave, a parte le escoriazioni che sono sicuramente fastidiose. Vedo che ha il carico di borracce dietro, evidentemente era andato appunto a fare il pieno di borracce anche per i compagni di squadra, avrà toccato, ma magari possono essere più precisi i nostri inviati in motocicletta. Vogliamo di questo attimo di pausa per mandare un caro saluto a un amico che avrebbe dovuto essere presente qui
sul Petrano, si chiama Sanzio, è di San Lazzaro di Savena. Savena, scusa, Bologna, no? Di San Lazzaro. Non ha potuto essere con noi perché in famiglia ha un grave problema. Davvero tanti auguri a Sanzio, speriamo tutto si possa risolvere e ti aspettiamo. Ed un carissimo saluto anche a Giuliano, mio amico di Verona, che segue tutti i giorni il Giro d'Italia e che il ciclismo, il Giro d'Italia, gli permette di vivere dei pomeriggi gradevoli. Davide Malacarne, l'uomo che viene dalla terra dei fagioli, da Lamon. Qui siamo a Pianello. Eh sì, sono tornati a Pianello. Tra un po' la salita breve ma dura di Moria. Ecco qui il traguardo volante di cui abbiamo parlato prima. Siamo al termine della discesa. Torniamo da Paolo Bettini. Paolo, qualcuno è rientrato o tutto tranquillo? No, davanti tutto tranquillo. E a proposito di ringraziamenti, in questa fase dove i corridori hanno approfittato per venire alle macchine a prendere l'acqua, io ringrazio personalmente dei miei amici, ex colleghi, Fabio Baldato e Davide Bramati, che ci hanno così fornito un po' di acqua e un po' di Coca-Cola fresca anche a noi. Un saluto particolare a quello che è stato il mio massaggiatore storico, Stefano Cerea, che puntualmente ogni giorno ci fa trovare qualcosa da mangiare, forse ha paura che vada in crisi di fame come spesso mi capitava quando correvo. Io vorrei chiedere una cosa al professor Pagnani. Le maglie nere con questo caldo non attirano più calore? Beh, sì, sicuramente il problema della maglia nera è un po' come quello di tutte le strutture, comprese le autovetture, che sono nere, si sa che riscaldano di più. Chiaramente una maglia nera consente una minore dissipazione del calore, essendo il motore muscolare, un motore metabolico, ha un certo rendimento, per cui una parte dell'energia metabolica viene trasformata in energia meccanica, quindi nel movimento. Ma una grossa parte va in calore, questo calore va dissipato. Se noi siamo in una fase in cui non riusciamo a dissipare bene il calore, ovviamente il rendimento può peggiorare ulteriormente. D'altra parte il combustibile sono gli zuccheri, il carburante, il comburente è l'ossigeno, questa combustione avviene nei mitocondri e naturalmente se questa combustione non è ottimizzata tutto il rendimento cala. Ci sono dei casi poi dove invece bisogna proteggersi, perché come sulle tappone Dolomiche, quando c'è quel gran freddo, in discesa bisogna invece ripararsi dal calore, perché ci sono delle fasi diverse in cui è necessario dissipare o conservare il calore. Grazie al professor Fagnani. Andiamo da Pancani, a te la linea, Francesco. Sì, allora ci sono stati dei problemi per Maurizio Soler, ti richiederò la linea tra qualche istante perché adesso vado a verificare dall'ammiraglia. Ecco il signore che sa tutto, lo vediamo. Beh, io penso responsabile che di Radio Corsa. Non penso che altre televisioni abbiano un Radio Corsa come il professor Pagnani. Luminare nel proprio campo, è uno degli audiologi più importanti non solo d'Italia ma d'Europa, e anche lui, come accade per tanti appassionati, si prende le ferie per venire al Giro d'Italia. Grazie di cuore professore per quello che fa per noi e per il ciclismo in generale. Questa è la salita dura, sì. Quella di Moria, da Pianello verso Moria. Una salita breve ma molto molto dura, pendenze che arrivano al 15% ed è sempre lui, De Bonis, alla comando. Bravissimo questo ragazzo, che l'ho già detto in un precedente collegamento, tra i dilettanti ha militato in una formazione marchigiana di Monturano. Scarponi in seconda posizione, adesso passa davanti. Parte. Potrebbe essere questo un tentativo secco di Michele Scarponi ed è proprio Damiano Cunego che non molla la ruota del marchigiano. Dunque Scarponi e Cunego sembrano intenzionati a lasciare gli altri compagni d'avventura. Sì, perché stanno cercando in questo momento di guadagnare nei confronti del gruppo che è lì a 4 minuti circa. Questa è una salita dura, da qui in poi di pianura ce n'è ben poca e quindi essere in 15 o essere in 2 poco cambia, ed è per questo che Scarponi, stando bene, è partito.
Damiano Cunego e Michele Scarponi. Diciamo che Scarponi in questo Giro d'Italia ha già raccolto. Damiano Cunego per adesso ha raccolto solo delle delusioni, quindi è importante per Damiano una reazione, una prova d'orgoglio nel tappone più importante del Giro. Qui dimostra di aver carattere, è stato criticato anche da noi perché i risultati che tutti attendavamo non sono arrivati. Oggi nel tappone più difficile è riuscito ad inserirsi nella fuga che forse deciderà questa tappa. È partito Michele Scarponi e lui prontamente è riuscito a mettersi alla ruota. Non dimentichiamoci che Cunego nei primi chilometri, dopo una cinquantina di chilometri, per evitare Pavel Brutto caduto, è andato a urtare con la coscia sul guardrail. Sono tutti e due ammaccati. Sì. Cunego ha una coscia e Michele Scarponi alla schiena. Paolo Bettini, a te. C'è Popovic però che sta reagendo. Sì, io credo che Michele abbia fatto molto bene perché dietro, pur lavorando la Rabobank, che non ha nessun interesse a venire a prendere questa fuga, però hanno guadagnato tanto e se vogliono giocarsi la tappa si devono muovere. In fuga, come si diceva, ci sono troppi interessi, interessi diversi, chi vuol vincere la tappa e chi invece è qua davanti esclusivamente per aspettare e farsi trovare pronto. Mi riferisco ad Ardila per Menchov, Carlstrom per Basso e così via. Scarponi ha fatto bene, deve cercare di guadagnare il più possibile perché ci sono ancora due salite molto molto dure. L'unica possibilità che ha insieme a Damiano per arrivare è guadagnare in questo tratto il più possibile. Sono in località Valle d'Elia. Moria è un nome che in ebraico significa terra di divisione e divide i comuni di Cagli e Cantiano. Molto buona l'azione di Michele Scarponi e Damiano Cunego, stanno procedendo a un ritmo decisamente superiore, il loro vantaggio sta aumentando anche nei confronti del gruppo. L'obiettivo di Scarponi è di cominciare la salita del Catria con almeno 5 minuti e a quel punto può avere l'ambizione di arrivare insieme naturalmente a Damiano Cunego. Popovic sta lì dietro, non dimentichiamoci che ha un capitano come Leipheimer, in caso di necessità potrebbe attenderlo, però per il momento Leipheimer non ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Popovic e si sta riportando sulla coppia al comando. Questo tentativo è nato esattamente a 60 km dal traguardo. Il problema per loro è che erano in fuga e sono in fuga già da 175 km. Ma essendo stati in A18 non è che abbiano speso più di tanto e quindi possono avere nelle gambe la forza di arrivare fino in fondo, però ripetiamo, dietro può esserci, ci sarà la reazione. Reazione soprattutto sul Catria, laddove Ivan Basso credo si comporterà esattamente come ieri, tenterà di partire perché è troppo indietro in classifica e lui non si vuole arrendere. Pancani, a te. Allora Aura, abbiamo chiesto conferma all'ammiraglia della Barloworld, sempre la grande disponibilità di tutti i direttori sportivi, in questo caso di Alberto Volpi. Allora, si è ritirato Mauricio Soler, lo avevamo visto praticamente fermarsi, credevamo avesse un problema meccanico, magari la solita foratura, invece è arrivata l'ammiraglia, ha parlato un po' con Corti e con Alberto Volpi, appunto con il direttore sportivo e con il team manager, ha proseguito ancora per qualche metro e poi si è fermato Mauricio Soler, dunque il ritiro per lui, problemi ad un ginocchio che in pratica si portava dietro dall'inizio di questo giro. E poi ti comunico che è rientrato Malacarne con i segni evidenti nella caduta alla coscia, alla gamba destra per Malacarne della Quick Step, e sono rientrati anche due uomini della LPR in discesa, vale a dire Ermeti e Pietro Polli. A voi. E potrebbero essere utili sul Catria Ermeti e Pietro Polli alla causa Danilo Di Luca. Sastre sempre in coda e sull'asfalto abbiamo visto tantissime scritte per Lance Armstrong, guardate in questa curva a sinistra, in questo tornante, Lance, vuol dire che l'americano ha tanti tifosi anche dalle nostre parti. Adesso il gruppo perderà terreno nei confronti dei primi quattro attaccanti, sempre in due davanti e
a pochi secondi altri due corridori. Spesso è la strada a darci le risposte, ci chiedevamo come stesse Soler, è stata la domanda che ci siamo posti sul Nerone. Bene, Soler non stava affatto bene, si è ritirato per guai al ginocchio. Molto sfortunato anche Soler. Prosegue l'azione di Michele Scarponi e Damiano Cunego, un marchigiano e un veronese in avanscoperta. Prende la bottiglietta e vai, bisogna rinfrescarsi. Cunego invece non è d'accordo. La salita del Nerone, la salita di Moria, il Petrano, tutte strade, salite che saranno percorse anche dalla Straducale, una gran fondo molto importante che sarà corsa il 26 luglio. A Cantiano, il prossimo paese che verrà toccato, ci sarà anche il traguardo volante con abbuoni e con premi in denaro. Vediamo questa città di 2500 abitanti, siamo alla confluenza del torrente Bevano che si getta nel Burano, ai piedi dei monti Tenetra o Tenetra, qui non lo so sinceramente, e il Monte Alto. La parte storica, abbiamo visto anche l'antichissimo ponte romano, c'è il torrione che è proprio nella parte alta della città di Cantiano, una rocca che fu eretta da Francesco di Giorgio Martini. E di Cantiano è anche Sandreani, ex giocatore, ex allenatore, anche opinionista Rai per tanti anni, e sarà uno degli allenatori delle due formazioni che domani si sfideranno a Chieti alle ore 18 per un aiuto ai terremotati. A Chieti domani pomeriggio alle 18. Francesco, gruppo forte di 60-70 uomini? Una sessantina di corridori, perché erano 50 quando sono passati al GPM, però alcuni sono rientrati, dunque diciamo una sessantina di corridori. Intanto ci sono delle cure prestate dalla macchina dell'assistenza medica in corsa, prestate a Davide Malacarne, che ha un profondo segno di una caduta sulla gamba, precisamente sulla gluteo destro, con tutti i pantaloncini strappati, dunque un'escoriazione abbastanza profonda per Malacarne, che adesso si sta facendo medicare appunto dall'auto in corsa. Voi? E questi sono rispettivamente il terzo e il quarto, che stanno per riportarsi su Scarponi e Cunego. Si tratta di Popovic e Bosisio, quindi Astana, LPR, Lampre e di cui Giovanni rappresentate. Si forma un quartetto, Silvio. Eh sì, sono quattro buoni questi, che se il gruppo stesse lì a guardarsi ancora un po', mentre vediamo questo replay sulla destra, sembrava Navarro che ha avuto qualche problema nell'affrontare nella parte interna questo tornante, però nulla di grave per lui. Ecco, i quattro che sono davanti sono quattro ottimi corridori, tra l'altro per essere lì dopo tante ore che sono in bicicletta per questo percorso, anche quest'oggi particolarmente ispirati, e diventa un attacco a questo punto interessante. Ora non hanno nient'altro da fare che cercare di andare a tutta, perché le salite e le discese sono in successione, e chiaramente il tutto è condizionato, l'esito di questo tentativo è condizionato da che tipo di comportamento avranno i grandi in gruppo. Acqua per bagnarsi, per abbassare un po' la temperatura corporea, fa molto caldo anche quest'oggi, tra l'altro loro si trovano nel tratto più duro della salita verso Moria, tratto duro che invece è terminato per i quattro attaccanti. Paolo Bettini, a te. Sì, ho appena passato il gruppettino con Ardila e mi sto riportando sui quattro di testa, su Scarponi, Cunego e gli altri. Sono a metà. Comunque questo strappo, questa salitella era breve ma molto molto dura. Ho visto gli uomini in fuga, si sono guardati a un certo momento come per dire questa non ce l'aspettavamo, ha fatto molto molto male in questo momento. Certo è che questo Tendam non molla, grande gregario di Mencio. Tendam è molto forte, molti se lo ricorderanno, era rimasto con i primi sulla traguardo dell'Alpe di Siusi, si è staccato praticamente all'ultimo chilometro.
e davanti aveva solamente 8-9 corridori, ed è per questo che non mi sorprende, come non sorprende a te, la presenza di questo corridore al fianco di Menchov. Francesco, a te. A proposito di gregari, sempre così importanti per i capitani, hanno di nuovo perso contatto sia Ermeti che Pietro Polli, dunque i due della LPR, che non hanno potuto dare una grande mano a Danilo Di Luca, e in questo tratto in salita nuovamente perso contatto, a proposito della Liquigas, anche Agnoli. A voi. È una corsa eliminazione, caro Silvio, oggi. D'altronde, con un percorso e con condizioni climatiche come quelle che stanno affrontando i corridori, questo era inevitabile, lo sapevano, tutti sapevano che questa sarebbe stata una giornata assolutamente difficile, e chiaramente chi ha la condizione, chi ha le condizioni anche mentali per sopportare tutto ciò, riesce a fare la differenza. Rimango veramente, comunque, direi vale la pena risottolineare la grande compattezza della Rabobank. Veramente mi sarei aspettato che Ardila Cano, componente corridore della Rabobank che faceva parte del gruppo di testa, riuscisse a seguire i quattro all'attacco, Cunego, Scarponi, Popovic e Bosisio. Ecco, capiremo se questo comportamento è dovuto al fatto che non ne aveva la possibilità, nonostante sia stato naturalmente a ruota per tutto il giorno, o se invece sia stata una scelta per a questo punto attendere, forse è più utile dietro, appunto sulle rampe del Catria, questa difficile salita che i corridori si apprestano ad affrontare, perché questa salita probabilmente si scatenerà la lotta su questa salita tra i grandi, appunto, del gruppo della Maglia Rosa. Abbiamo il passaggio al traguardo volante di Cantiano, linea a Radio Corsa, lei professore, ancora però sì, il traguardo volante non è stato toccato. Sono a 2 chilometri in questo momento dal traguardo volante di Cantiano, i quattro al comando, Scarponi, Cunego, Popovic e Bosisio. A 1:53 troviamo un inseguitore da solo, De Bonis, a 2:20 Fernandez Cruz, stiamo cronometrando alle spalle la situazione. L'osservazione di Silvio è giusta, secondo me, dal momento che comunque sul Catria dovrà aspettare Menchov. Per lui era energia sprecata fare uno scatto, un allungo per andare con questi quattro corridori. Secondo me l'obiettivo di Ardila è quello di salire in modo regolare ed eventualmente in cima aspettare Menchov. Perché? Perché Kosonchuk e Tialingi si staccheranno sicuramente, probabilmente potrebbe rimanere con Menchov a Tendam, ma non ne sono sicuro perché ha tirato già diversi chilometri in questa parte centrale della tappa. Si impegna a fondo Damiano Cunego, lui è il capitano della squadra, d'accordo che c'è Bruseghin in classifica, poi insomma Damiano non è poi che sia completamente fuori dai giochi, Damiano è quindicesimo a 9:43, quindi potrebbe ritornare tra le prime 10 posizioni. Chiaramente non riceverà alcun ordine dall'ammiraglia Cunego, bisognerà vedere invece cosa diranno a Popovic, lui che è 14° in classifica e che dovrebbe essere, lo è stato fino adesso, gregario di Leipheimer e anche di Armstrong. Quindi ci sono in questo quartetto Bosisio e Popovic che potrebbero anche essere fermati o comunque essere condizionati da una strategia di squadra. Sicuramente, loro intanto stanno lì davanti, se ci fosse bisogno hanno tutto il tempo di fermarsi e aspettare i rispettivi capitani, perché non dimentichiamoci che tra un po' comincerà una delle salite più importanti di questa tappa, il Catria, una salita di 10 km con una pendenza media dell'8%. Torniamo da Bettini, sentiamo la sua interpretazione su questa fuga e sulle strategie e sugli ordini di scuderia. Ma l'impressione è proprio quella che ci siano, come sempre, doppio gioco, doppio interessi. Scarponi e Damiano e Cunego hanno tutto l'interesse di portare avanti questa azione per giocarsi la tappa. Bosisio non collabora, Popovic dà qualche cambio ma non mi sembra troppo convinto, si trova in una situazione strana in questo momento. Proprio Bosisio e Scarponi stanno parlando credo che si rialzeranno o meno, però sicuramente non hanno due uomini in più che non collaboreranno, ma sono qui semplicemente per aspettare cosa succederà dietro.
Questo è l'antico borgo medievale di Cantiano. Qui c'era una città risalente all'anno 1000, la città di Luceoli, che era posta sulla strada consolare Flaminia. Il frutto tipico è la visciola di Cantiano, dal quale si ricava l'amarena e il vino di visciola. ...2500 abitanti, la provincia è sempre la stessa, Pesaro, Urbino, Visciole, grazie a Ivana Vaccari. Torniamo da Francesco, Francesco a te la linea. Siamo di nuovo in un tratto in discesa, certo che davvero non c'è un attimo di tregua, un attimo di pausa in questa tappa, non siamo sulle Alpi, sui Dolomiti o sui Pirenei, anche se lo scenario poteva sembrare quello di una montagna pirenaica in cima al Monte Nerone, però veramente una tappa molto molto impegnativa, grossi problemi anche per le ammiraglie per andare a prestare assistenza ai vari corridori, perché in lunghissimi tratti la strada è davvero molto stretta ed è materialmente impossibile passare. Appena appena si riallarga, vi lascio immaginare cosa non succede dietro, perché chiaramente fanno tutti a gara per andare per primi a portare borracce e barrette energetiche ai corridori. A voi. E per fortuna che davano la Rabobank come squadra debole, è quella che si sta comportando meglio, e se non ci fosse stato quel terribile incidente a Pedro Origlio, anche lo spagnolo sarebbe stato lì davanti, perché è un corridore completo che ha sempre svolto in maniera eccelsa il proprio ruolo di gregario. Verissimo, un uomo in meno, un uomo importante in meno. Nonostante questo, Mechov sta andando forte, come stanno andando forte tutti i compagni di squadra, ma l'avevamo detto nelle giornate precedenti, perché corridori come Tendam, lo stesso Kosonchuk, hanno dimostrato in questa prima parte di giro di essere all'altezza della situazione. Adesso c'è un uomo della Liquigas lì davanti, è Karlström, che si è staccato sulla salita di Moria e adesso è lì con altri tre, anzi cinque o sei ex fuggitivi. Andiamo da Paolo. Sì, l'impressione, Auro, è che non andrà avanti molto questa azione, perché, ripeto, due corridori si vogliono giocare la tappa, due sono qui in funzione dei loro capitani, non c'è accordo, anzi, non dico che si sono rialzati, ma quasi. Il vantaggio è di... abbiamo il passaggio... 1.18 sugli immediati inseguitori. Ragazzi, ma hanno ancora 5 minuti. Ma infatti secondo me adesso stanno cercando di preservare un po' di energie. C'è una salitella, un lungo falsopiano per arrivare a Chiaserna. Lì cominceranno gli 11 chilometri che porteranno al Gran Premio della Montagna del Monte Catria. Sicuramente qualcuno scatterà. Per adesso non è scattato nessuno, quindi... se non scatterà nessuno neanche sul Catria, uno di questi quattro vincerà la tappa. Vedremo un po', le squadre, a parte la Rabobank, sono piuttosto sgretolate, vero Francesco? Assolutamente, la squadra più compatta, come avete a mio avviso giustamente sottolineato voi, è proprio la Rabobank, che sembrava la più scarsa, la più debole, e invece in questa tappa almeno, ma anche nei giorni scorsi è stato così, e si è dimostrata invece una delle più compatte. Hanno perso pezzi importanti invece sia la Liquigas che la LPR. Abbastanza ben rappresentata anche la Stana per Leipheimer, perché oltre ad Armstrong ci sono anche sia Navarro e poi Rubiera. Qui siamo quasi a 5 minuti e il gruppo non è ancora passato il traguardo volante, quindi io credo che quando saranno informati Scarponi e Cunego del vantaggio che hanno aumentato più di un minuto dal Nerone sino al traguardo volante, perché no, perché non insistere? Adesso guadagnerà il gruppo, perché corridori che tra poco si staccheranno stanno dando tutto proprio per far guadagnare secondi importanti a Denis Menchov, e quindi il vantaggio dei fuggitivi tornerà a diminuire, però ci sono questi 5 minuti e 26 secondi tra i primi 4 e il gruppo. Ecco il plotone che arriva a Cantiano e a Chiaserna.
comincerà la salita verso il Monte Catria, un dislivello di 870 metri, una lunghezza della salita di 11 km, pendenza media dell'8%, ma al decimo chilometro troveranno un tornante e lì la pendenza arriverà al 13%. Dura all'inizio e proprio in quel tratto che tu hai descritto. Paolo, io credo che se naturalmente avranno le forze, perché qui si tratta solo di questo, se vedranno che Popovic e Osisio non collaboreranno, dovranno fare quello che hanno fatto sulla salita precedente, partire Cunego e Scarponi. Tanto vedete l'agilità di Damiano Cunego, farei un primo piano sulle moltipliche di Damiano Cunego invece del 39, mi sembra che stia montando un 36, quindi moltiplica più piccolina proprio per superare meglio le salite. Vedete, moltiplica molto piccola, a un 36 mi pare. A te Paolo. Sì, sicuramente dovranno forzare, se sulla prossima salita su Monte Catria rimane solamente Scarponi con Damiano, è normale che trovano sicuramente l'accordo e danno ancora impulso all'azione. Credo però che in questo tratto di strada più ampia e più lineare il gruppo dietro avrà una reazione, solamente per il nervosismo all'interno delle squadre, per portare i propri uomini nelle posizioni buone per prendere la salita, sicuramente il gruppo andrà più forte e rischiano di perdere tanto in questo tratto. Poi in salita è normale, in salita se ci sono le forze si riesce a contenere. Paolo, tu sei dietro ai primi? Sì, sono qui e ti dico che non danno impulso, cioè stanno andando molto tranquilli. Bosisio passivo completamente, Popovic dà qualche cambio ma solamente per così, per passare davanti, ma no, non è sicuramente in questo momento un'azione per gestire o mantenere il vantaggio. Beh, in effetti il ritmo di Kosonciuk è decisamente superiore. Io credo che in questi chilometri potranno guadagnare almeno un minuto e mezzo gli uomini del gruppo. Martinello. Sì, assolutamente, troppa la differenza. D'altronde il recupero che erano riusciti ad avere davanti di tornare sopra i 5 minuti era dovuto alla differenza di ritmo in salita, perché lo scatto di Scarponi seguito da Cunego aveva fatto sì che davanti appunto andassero più veloci rispetto all'andatura che hanno impresso gli uomini Rabobank intelligentemente sullo strappo durissimo di Moria. Ora chiaramente gli uomini Rabobank stanno tirando a tutta, soprattutto Kosonciuk, e sarà solo Tendam che in pratica si risparmierà per tentare di rimanere con Menchov, che molto probabilmente sulla salita del Catria verrà attaccato, e si ritroveranno davanti anche Ardila, che è lì che li sta aspettando. Strategia perfetta da parte della Rabobank. E questi non sono cavalli normali, è una particolare razza che si chiama proprio il cavallo del Catria, e questo è il centro equini di Chiaserna, che serve perché questa razza possa andare avanti, ed è una razza registrata dall'Associazione Equina Italiana, il cavallo del Catria. Guardate che corporatura massiccia. Ce ne sono tanti, ne ho incontrati parecchi quando sono venuto qui a fare la ricognizione. Menchov. Cinque ore e mezza di gara. Media generale, professore? Siamo sui 36, 37? Sì, 35. Adesso un dato ufficiale recentissimo non c'è ancora, però è sui 35. È cominciata in questo momento la salita, 11 chilometri. Da Chiaserna al Monte Catria. In questi 11 chilometri troveranno solo un paesino che si chiama Fonte Luca a metà strada. Sì, non c'è niente, solamente l'asfalto, solamente la salita. Una montagna molto bella. 34,697. Beh, considerato il caldo, considerata l'altimetria, stanno andando piuttosto forte. Sastre in coda al gruppo, davanti sempre Menchov con i suoi tre gregari, Kosonciuk, Tiallinghi e Tendam, auto della giuria, alle spalle dei quattro battistrada. Paolo, è cominciata la salita? Sì, è cominciata la salita, niente, ancora molto tranquilli, e stanno proseguendo
regolari, non possono fare altro. Vediamo se Scarponi o Damiano decidono di dare un impulso per così, per cercare di isolarsi. È normale che finché vanno con due uomini a ruota il morale non è come se girassero tutte e quattro, questo è normale. Gilberto Simoni, primo piano per questo vecchio leone che viene dal Trentino, da Palù di Giovo. Non è riuscito ancora a lasciare il segno in questo giro. Vedete Pietro Polli che è andato a dare la borraccia a Danilo Di Luca. 4 minuti e 44 secondi il ritardo del gruppo. Quindi hanno guadagnato 50 secondi in 6-7 chilometri. Paolo, a te. Sì, l'impressione era appunto che davanti non tenessero una velocità, è anche comprensibile. Sicuramente il gruppo in questo tratto di strada è venuto su con una velocità maggiore. Adesso la salita inizia, ma non è durissima, i tratti più duri saranno tra un po'. Io me la ricordo, come diceva Davide, l'ho fatta al contrario salendo dalla parte sterrata, presi la salita in fuga, avevo un compagno di squadra Garate che cercava di vincere la tappa, mi sacrificai nel primo tratto asfaltato e poi mollai, mi feci riprendere dal gruppo sullo sterrato, sicuramente un passaggio molto suggestivo. Non va dimenticato che a un minuto e mezzo dalla testa della corsa ci sono gli ex battistrada, tra cui Bellotti, Chanesson, Karlstrom, che potrebbe dare una mano a Ivan Basso, poi Cataldo, Ardila e Jens Vogt, e c'è anche Fernandez Cruz a 4 minuti. C'è ancora Chiarini, bravo questo ragazzo di Marradi, ieri si è passati da casa sua. Esatto, è lui che ha dato questa bottiglia a Danilo Di Luca, in coda il vincitore di ieri, Leonardo Bertagnolli. Francesco, a te. Siauro, vi volevo segnalare appunto, come diceva adesso Davide Cassani, anche la presenza di Leonardo Bertagnolli nel gruppo della maglia rosa, e diciamo che quasi tutta la di qui Giovanni Andoni è schierata in pratica alla completa in questo gruppo, anche perché prima parlavamo delle squadre meglio rappresentate nel plotone della maglia rosa, e non vogliamo assolutamente far torto a nessuno. Ricordiamo dunque che la di qui Giovanni, compreso Gilberto Simoni, praticamente è schierata al completo nel gruppo con tutti gli uomini di classifica. Voi saluta Fernandez Cruz, per lui 180 chilometri di fuga. Paolo, a te. Mauro, guarda, in un tratto di strada aperto, intanto ti dico che è iniziata la salita vera, qui le pendenze sono toste, e il gruppo si vede, solito discorso di prospettive e di ottica, sta prendendo la salita, è sotto di noi nel paese, ha voltato a sinistra e ha iniziato la salita. Che dire, in questo momento non c'è troppa convinzione, adesso è Damiano che cerca di rilanciare. A 11 chilometri dal campione della montagna, quando è cominciata la salita, il vantaggio dei fuggitivi 4 minuti e 5 secondi. Parte Cunego, scatto secco di Damiano Cunego, si è voltato, ha visto probabilmente un Michele Scarponi non in grado di reagire, è partito Damiano Cunego ed è Bosisio alla ruota del veronese. Terzo chilometro di salita del Catria, Damiano Cunego. E al traguardo mancano ancora tanti chilometri, bisognerà dosare le energie, fondamentale dosare le energie, e tra questi corridori quello che conosce meglio la salita è sicuramente Michele Scarponi, l'ha provato 5 volte questo tappone prima del giro, quindi non diamo ancora per spacciato Scarponi. Lo scatto di Cunego è stato piuttosto violento. Ed uno che dosa le energie è Jaroslav Popovic, con una buona progressione si è riportato su Cunego e Bosisio. Popovic, che è in classifica, è 14esimo, ha un ritardo di 9 minuti. Teniamo conto che il suo ritardo è stato condizionato dal fatto che è sempre o quasi sempre stato al fianco di Lance Armstrong anche ieri. Rilancia ancora Damiano Cunego, il vice campione del mondo. A te, Paolo. Sì, guarda, se è vero che Scarponi e Cunego dovevano coalizzarsi per cercare di guadagnare,
L'azione di Damiano ha fatto sì che Scarponi sta proseguendo il suo passo e si capisce benissimo quanto conosca questa strada, è qui a 50 metri, sta controllando, non si sta dannando più di troppo, e Damiano è rimasto con due uomini a zavorra, perché in questo momento non gli daranno più una mano. Io non lo so, fossi in Bosisio e Popovic sarei rimasto con Scarponi, sarei venuto sul regolare, perché comunque rispondere agli scatti di Damiano vuol dire spendere energie, energie che potrebbero servire dopo, quando arriverà il gruppo, per l'Eipheimer e per Danilo, per Di Luca. Sai, fosse l'ultima salita, ok, ma dopo il Catria c'è ancora il Petranno e sono altri 10 chilometri tosti, quindi non vorrei fosse un'azione troppo azzardata quella di Damiano Cunego. Qui Michele Scarponi prosegue del proprio passo e infatti Scarponi. Mi sembra che non sia una crisi quella di Scarponi, Bettini. No, l'impressione è proprio che conosca molto molto bene queste strade, d'altra parte lui è di qua, l'ha provato tante volte come ricordavi, e sta venendo su, non dico che sta giocando, ma sta venendo su del suo passo molto regolare, e qui a 15-20 metri al terzetto di testa. Torniamo da Pancani, Francesco, anche il gruppo ha cominciato la salita. Ha perso intanto due pezzi la Rabobank, dunque la gruppo di Denis Menchov, perché si sono staccati il russo Kozunchok e l'olandese Tjallingi proprio all'inizio della salita. Mi sembra in difficoltà anche Thomas Lokvist, che proprio adesso perde contatto dal gruppo della maglia rosa. Voi. Ai ai ai, il miglior giovane di questo Giro d'Italia, Thomas Lokvist, perdere contatto sul Catria vorrà dire perdere molti minuti. Ecco Lokvist, mentre rimane nel gruppo buono Seldryers della Quick Step, che potrebbe addirittura, se Lokvist andasse in crisi nera, scavalcarlo in classifica. È a 4 minuti Seldryers. Qui siamo tornati su Scarponi, andatura lenta ma costante quella di Michele. Sì, pedala con un rapporto molto duro, è più agile la pedalata di Cunego, ma è sempre stato così. Lokvist oggi potrebbe perdere un quarto d'ora, perché mi sembra che stia andando su abbastanza piano. Difficoltà Lokvist, concentrato, concentratissimo Danilo Di Luca. E sono proprio curioso di vedere se ci sarà qualche attacco frontale da parte di uomini di classifica sul Catria. Chi è indietro deve provarci. Non attaccherà l'Eipheimer, non attacca Menchov, non penso che attacchi neanche Danilo Di Luca. Potrebbero farlo, se stanno bene, Basso, Pellizzotti o Sastre, anche se Sastre solitamente si muove sull'ultima salita. Anche Garzelli sta pedalando molto bene, mentre perde contatto Gilberto Simoni. Che peccato Gilberto. E Scarponi si è riportato sul terzetto, quindi l'analisi di Bettini era azzeccata. Scarponi non ha risposto subito all'allungo di Cunego e adesso è tornato con gli altri tre. Quando ci sono tappe così lunghe, anche pochi allunghi possono bruciare energie preziose. Ah, rischi di fondere il motore. Esatto, alla fine rischi di rimanere senza benzina. Oggi, eccolo qua che Ardila ha aspettato Menchov e sarà lui adesso a mettersi in testa al gruppo. Quindi ancora due uomini per la Rabobank, Tendam e Ardila. Ai piedi della salita il gruppo era forte di una sessantina di unità, sono rimasti in 40, non di più. Pancani. Esatto, saranno una quarantina nel gruppo della maglia rosa, perché già diversi hanno perso contatto. Credo che potrebbe essere davvero una buona giornata per Seldryers in prospettiva maglia bianca, perché Lokvist ha davvero mollato già in questa prima parte della salita del Catria. Adesso stiamo superando anche Gilberto Simoni, che ha chiesto dell'acqua alla macchina dell'assistenza, quella non della sua squadra ma quella per tutti i corridori. Adesso si è bagnato la testa, è stato superato anche da Gritko, uno dei protagonisti degli ultimi due giorni. Sta andando su del suo passo Gilberto Simoni, che già ieri aveva perso parecchi minuti. La spiegazione per preservare la gara
gamba, magari in vista di una prossima tappa. L'obiettivo per lui potrebbe essere al Blockhaus. Anche oggi ha perso contatto qui all'inizio della salita della Carria dalla gruppo della maglia rosa. Voi, Gilberto Simoni. Niente da fare, ieri in crisi 18 minuti, anche oggi accuserà un pesante ritardo. Replay, guardate qui, Danilo Di Luca, la cattiveria. Io credo che Di Luca come testa sia un vero fuoriclasse. A volte il fisico non risponde, ma come testa a livello... Guarda, la dico proprio pesante, ma come testa è come Merckx. Lui crede... vorrebbe vincere sempre. Lui, anche se al 50% si sente all'80, se al 70 dice sono al massimo. È vero o no? È importante questo, la determinazione, la consapevolezza di poter fare bene. Non è mai domo. Che fatica, ragazzi. Che fatica oggi. Una fatica che non si legge sul volto di Ivan Basso per adesso, ma lui riesce a mascherare molto bene ciò che la strada gli riserva. Siamo pronti per la sigla Giro all'arrivo e c'è una frase di Giampaolo Ormezzano che sembra fatta apposta per la giornata di oggi. La recita come sempre Geppi Gleieses. Bagnero, Bagneros, Chicco, vieni qui! Mizzica, e come fici fare a fare un bagnino proprio cata o mina? Addosso alla gente più pulita, i ciclisti di oggi credo di poter affermare che siano tra gli sportivi più puliti in assoluto, perché i controlli sono continui e sempre più perfetti come individuazione di sostanze proibite. Qui c'è il solito signore con le corna che accompagna i corridori. Mancano 4,5 km alla vetta, ma si sta andando su ai 13-14 all'ora, non di più. Stanno andando su molto piano. Damiano Cunego adesso ha rallentato perché nessuno gli dà manforte, anche lui ha paura perché mancano ancora tanti chilometri. Ci sono questi che portano la prima montagna, poi gli ultimi 10 e 700 dell'ultima salita, il Monte Petrano. Fa molto caldo, ieri fa una gran fatica, cioè, praticamente non ci sono state tappe in cui i corridori sono stati in grado di recuperare un po'. E questo condiziona. Andiamo da Bettini, Paolo. Sì, io mi sono portato avanti al quartetto, è caldo, non ci sono piante per trovare un po' di ombra, ma c'è tanta gente anche qui, come del resto in tutte queste tappe. Mi sono fermato per aspettare il quartetto e niente, vediamo un attimo l'impressione, vedendo un po' a valle, vedendo come si spostano e si muovono gli elicotteri, e che il gruppo comunque stia guadagnando su questi uomini. Sì, perché adesso davanti, come tu vedi, vanno piano, no? Si stanno praticamente studiando. Primo piano di Gabriele Bosisio, gregario di Di Luca, corridore lombardo. E qui siamo su Chris Fromm, il keniano, prova ad uscire dal gruppo. Questo è il corridore in fuga nella tappa di Bologna, che poi si è clamorosamente piantato sul muro di San Luca. Va a riprendere Dario Cataldo, che era in fuga sin dal mattino. Ci prova Chris Fromm, vedremo se questo tentativo farà da molla con altri corridori dal gruppo. Riprova Damiano Cunego. A te, Pancani.
Qua ora c'è anche il problema che un po' tutte le macchine stanno esaurendo le scorte d'acqua. Prima Michael Rogers, che fa parte del gruppo della Maglia Rosa, aveva chiesto appunto una bottiglia d'acqua alla macchina dell'assistenza meccanica in corsa, perché ancora non ha dietro la sua ammiraglia, quella della Columbia Aeroad, e gli hanno detto che erano finite. L'ultima l'aveva presa Simon Gerrans. Adesso Possoni e Michael Rogers, che sono i due della Columbia Aeroad, che ora si trovano in coda al gruppo, sono dovuti andare a prendere in pratica le due bottigliette che si era tenuto da parte uno dei giudici. Adesso arriva finalmente anche per loro l'ammiraglia. Dunque ecco Valerio Piva che sta dando l'acqua, le borracce ai suoi due corridori. Stanno raccattando tutto i corridori in queste salite, di solito non prendono acqua o altre cose dagli spettatori, qua invece sì, e sempre. 4 chilometri al Gran Premio della Montagna, vedo ancora due gregari di Sastre presenti. Sì, ha due compagni di squadra, così come ne ha due ancora Denis Menchov, Tendam e Ardila. Il caldo ti ammazza quando respiri. Tre uomini addirittura della Cervelo, c'è l'americano Edward King, che però mi sembra piuttosto in difficoltà. Francesco, li vedi i gregari di Sastre? Sì, allora c'è Gerrans, c'era anche Gustav, che adesso però ha perso contatto. Popovic si è voltato, probabilmente gli piacerebbe che la velocità fosse leggermente superiore, ma lui non può far granché perché, lo ripeto, deve stare molto attento a quel che succede avendo lei Pimerly nel gruppo della Maglia Rosa. C'è Jackson Rodriguez, sempre della Di Qui Giovanni, poi c'è José Serpa, andato in fuga ieri Serpa, vediamo Popovic, la strada ha spianato leggermente, Jaroslav Popovic è scattato in maniera secca, questa volta mi sembra che proprio Scarponi non ce la faccia. Andiamo da Bettini. Sì, questa è un'azione vera, Popovic è scattato in maniera decisa e a questo punto non capisco se lo fa per giocarsi la tappa, doveva tirare prima, se lo fa per mettere in difficoltà gli altri non lo so, non so a che gioco voglia giocare sinceramente, perché ripeto, facendo così spende tante energie e poi se verrà il gruppo da dietro dovrà essere utile all'Eipheimer, se invece pensa alla tappa era meglio se collaborava prima nel tratto di pianura. Per adesso pensa a se stesso, nel senso che è sempre stato a ruota, anche perché poteva giocare sul fatto che dietro aveva l'Eipheimer, e adesso che la velocità era davvero bassa ha detto no, adesso io voglio comunque giocarmela. Scarponi conosce i propri limiti, non dimentichiamoci che è caduto, la pedalata non è quella dei giorni migliori, adesso sta cercando di salvarsi, non può scattare, conosce la salita come è meglio di tutti gli altri e quindi dosa le forze per cercare di arrivare su spendendo il meno possibile. Ma è da apprezzare comunque la tenacia, l'impegno, la sofferenza che sta evidenziando Michele Scarponi in una tappa come quella di oggi. È stato lui a scattare dopo 2 chilometri di gara e adesso siamo al 200° chilometro. E vorrei farvi notare che davanti c'è Popovic, non ha bisogno l'Eipheimer in questo momento di Popovic per la semplice ragione che al suo fianco ha 5 compagni di squadra. Quindi la stana è ancora solida. 5 corridori in questo gruppo più uno davanti. Torniamo da Francesco, Pancani. Sì, allora stanno isolando intanto Sastre, perché dopo Gustav anche Gerrans ha perso contatto e adesso è in difficoltà anche il lituano Konovalovas. E in più c'è da aggiungere che si stava innervosendo Michael Rogers proprio perché non riusciva ad avere dell'acqua, poi Possoni gli ha fatto proprio cenno, tranquillo ci penso io a ripilotarti in gruppo, e infatti adesso sta cercando Possoni di riportare Michael Rogers sul gruppo della Maglia Rosa, che adesso è forte, diciamo, di una 20-25 corridori. A voi. Anche Danilo Di Luca ha chiesto acqua. Infatti sta andando l'ammiraglia e qui vediamo la difficoltà di Michael Rogers. Possoni lo sta aiutando, ho visto un'immagine prima molto bella di Possoni che buttava con la borraccia dell'acqua sulla testa di Michael Rogers, uomo di classifica anche lui oggi in difficoltà. Paolo, a te.
Sì, solamente per dire che Scarponi non so quanta crisi abbia, sicuramente non è brillantissimo, ma non va alla deriva, cioè non è che perde più di tanto, non reagisce agli scatti, va su del suo passo, io credo che continui a gestire le sue forze, conoscendo molto bene la strada, sa magari cosa, sa sicuramente cosa gli aspetta davanti e viene su del suo passo e a 50 metri, non di più. Silvio. Ma quello che stiamo vedendo è una corsa ad eliminazione, non abbiamo visto grandi scatti finora, però vedete che la fatica sta veramente mettendo molte vittime sia davanti, purtroppo Scarponi dall'immagine che stiamo vedendo è evidente che è in un momento di difficoltà, conosce la strada da qui in avanti, quindi cerca di gestire, però il fatto che non abbia reagito, che non abbia risposto anche a questo scatto di Popovic, chiaramente ci fa capire che la sua condizione non è più una condizione ottimale. In gruppo abbiamo sentito e vediamo 25, 28, 30 corridori sono rimasti e nessuno ancora degli uomini di classifica si è mosso. Attendavamo una mossa da parte soprattutto della Liquigas Doimo, anche la Stana, visto che sono in tanti, avrebbe potuto tentare qualcosa per tentare appunto di isolare Menchov. Sastre abbiamo sentito che è rimasto da solo, una situazione veramente una corsa ad eliminazione dovuta alle difficoltà del percorso, dovuta al grande caldo. Come abbiamo sentito, qualche corridore senza acqua, se dovesse restare senza acqua per diversi chilometri, questo diventerebbe chiaramente una condizione che lo estrometterebbe da qualsiasi tipo di risultato, perché restare senza acqua con una giornata come oggi vorrebbe dire abbandonare definitivamente ogni tipo di sogno di gloria. È presente, anche se in coda al gruppo principale, anche Riccardo Chiarini. Molto bravo questo ragazzo, credo che sia andato a prendere proprio l'acqua per Danilo Di Luca. In testa ci sono Maurizio Ardila Cano e Laurens Ten Dam con la maglia rosa a controllare. Francesco, a te. Siauro, semplicemente per segnalarti che intanto è rientrato sul gruppo della maglia rosa Michael Rogers. È davvero molto bravo Possoni, che ha dato una mano enorme al suo capitano quando era rimasto staccato in cerca disperata di acqua. È stato bravissimo Possoni a ripilotarlo in gruppo. A voi. Quanto siete dalla vetta, Francesco? 4? Sinceramente Auro, non te lo so dire. No, perché i battistrada avevano già superato il cartello dei 4 km alla vetta, quindi il gruppo dovrebbe essere 1,2 o 1,3 km più indietro. Esatto, tra un po' ci sarà uno dei tratti più difficili, sempre questi tre uomini al comando. Di Luca ha solamente un compagno di squadra in coda al gruppo della maglia rosa. Jaroslav Popovic. Alterno un anno buono e un anno no, Popovic, sei d'accordo? Nel 2007 al Tour era andato, l'anno scorso invece è andato a piedi, quest'anno è tornato competitivo. Due anni fa andò molto forte al Tour, nonostante abbia fatto un lavoro egregio per il capitano Contador, arrivò ottavo in classifica generale, parlo del Tour, lui che nel 2003 è arrivato terzo al Giro d'Italia, corridore che lo scorso anno non è riuscito per non so quali motivi ad andare forte, quest'anno invece sta andando davvero bene. I maligni dicono che Popovic vada forte quando è in scadenza di contratto, poi quando gli fanno un biennale l'anno successivo così tira un po' il remi in barca. Non vuole essere un'offesa, anzi direi che è una caratteristica di molti corridori dei paesi dell'est, si vede che quando hanno la garanzia di aver lo stipendio per due anni, il primo anno così giocherellano un po', poi si impegnano. Popovic è sempre stato un corridore forte, fra i dilettanti era imbattibile, poi si è un po' ridimensionato. Sì, pensavo che potesse fare molto di più, perché come tu hai detto tra i dilettanti vinceva quel che voleva, ma anche tra i professionisti appena è passato ha fatto delle gran belle cose, terzo Giro d'Italia non è cosa da poco. Paolo Bettini, come sta andando Scarponi? No, in questo momento è andato alla deriva, non era gestione, cioè sta gestendo le sue forze, però sicuramente abbiamo capito che non ha il passo per tenere i tre di testa, ha perso molto in questo momento e siamo a 3 km dal GPM.
Karlström addirittura ha superato Scarponi, e la presenza di Karlström potrebbe essere molto importante. Vuol dire che Karlström ancora ha un bel colpo di pedale, e se qualcuno in Liquigas Doimo dovesse provare, beh, troverebbe un Karlström molto attivo e competitivo lì davanti. Beh, se ci fosse un attacco di basso, sì, si ritroverebbe un compagno di squadra lassù in cima che potrebbe risultare determinante. Per adesso Ivan Basso e Franco Pellizzotte rimangono a ruota, però potrebbe eventualmente tentare qualcosa negli ultimi 2-3 chilometri. Pellizzotti, Basso, c'è anche un compagno di squadra con loro. Vedete Michele Scarponi. L'andatura è molto pesante, prende una bottiglia d'acqua. Peccato Michele. L'intenzione era buona. Il coraggio c'è stato, ma forse quella caduta gli ha compromesso tutto. Sì. Guarda invece come sta procedendo bene Karlström. È segnalato a 30 secondi dal terzetto di testa. Potrebbe andare a riprendere i fuggitivi, probabilmente il direttore sportivo gli ha dato via libera, anche perché adesso il gruppo non è che stia andando fortissimo. Siamo a 3 minuti, professore, per il gruppo Maglia Rosa circa. Allora è in corso il cronometraggio, ma eravamo sui 3 minuti 3 e 15. Paolo Bettini, a te. Un episodio, non so se si è visto in tele, Bosisio ha visto uno spettatore con una bottiglia di acqua, si è gettato letteralmente per prenderla, l'ha tirata indietro questo signore, mi sembra di aver capito ce l'ho solo per Garzelli. Poi ho parlato con la macchina, con l'ammiraglio dell'LPR, che sono sprovvisti di acqua, mi hanno detto speriamo che regga ancora un po' perché abbiamo un massaggiatore in cima e sono quasi a 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna. Gabriele Bosisio aveva dimostrato un'ottima condizione già nella cronometro, fin troppo. E qui siamo su Kjell Karlström, o Kjell Karlström. Il ritardo del gruppo 2 minuti e 35 secondi. Quindi il gruppo ha guadagnato 2 minuti in questi Attenzione. 2 terzi di salita. Potrebbe adesso, se uno sta bene e voglia tentare qualcosa, potrebbe scattare proprio in questo momento, perché la salita diventa più difficile. Beh, con un Karlström lì davanti è proprio l'ideale. Esatto. È l'ideale, perché la vetta è a quanto sarà 3 chilometri per il gruppo, 3-2. Quindi chi ne ha è giusto che ci provi adesso. Scarponi invece non ne ha più. 2 chilometri alla vetta per i 3 battistrada. Ancora sui pedali Damiano Cunego, alla sua ruota Gabriele Bosisio. Adesso è piuttosto pesante la pedalata di Popovic, non vorrei che arrivasse l'ammiraglia e dicesse qualcosa a Jaroslav. Vedremo un po', questa è una fase di stallo. Silvio. C'è una fase di stallo, ma dovuta veramente alla grande stanchezza. Guardate che quello che stiamo vedendo, corridori che si arrendono così improvvisamente, è dovuto proprio alle condizioni climatiche, il caldo. Vedete che stanno cercando acqua da chiunque. Normalmente un corridore professionista non prende acqua da nessuno. Vuol dire proprio che c'è una situazione assolutamente assurda, nel senso, dal punto di vista climatico, delle condizioni veramente serie che sta mettendo a dura prova la resistenza dei corridori. Vediamo anche Bosisio, io sono convinto, chiaramente mi auguro di no, ma da come lo vedo ciondolare, da come lo vedo muoversi, anche lui credo che sia al limite, veramente. Damiano Cunego invece in questo momento tra quelli di testa sembra quello che ha ancora qualcosina in più. E hai fatto vedere appunto Karlström come sta risalendo, ma abbiamo anche visto dell'elicottero l'andatura del gruppo. Ardila e Tendam stanno veramente imponendo un'andatura che non è facile per nessuno poter scattare, quindi anche Basso, il tanto atteso scatto di Basso credo che sarà a questo punto rimandato, chiaramente se avrà le forze, sull'ultima salita che porta qui a Monte Petrano. Eh sì, intanto sì, bisogna averne per scattare, poi sì, il caldo è davvero una roba paurosa, quando respiri senti l'aria calda che ti entra nel naso, ti entra dalla bocca, quando bevi
Dopo 5 minuti l'acqua della borraccia è calda, sa di plastica, non vedi l'ora di trovare qualcuno che abbia qualcosa di fresco proprio per refrigerarti, per trovare un pizzico di sollievo, ed è la fatica che poi ti ammazza dopo 2 settimane di giro. Sguardo perso per Michele Scarponi. Quando mangi... non potrà neanche dare una mano a suoi compagni di squadra, è stato superato anche da Jean Nesson, che era indietro 2 minuti, quindi vuol dire che sta salendo proprio a una velocità ridotta. E c'è il vecchio Lens ad Armanforte, a Leipheimer. Silvio. Vederlo così in queste situazioni estreme lì davanti, insomma, denota che non è un uomo normale, è un fenomeno, non a caso ha vinto tutto quello che ha vinto. Insomma, dopo 3 anni di inattività in una giornata come questa, è lì veramente a guardare in faccia coloro che stanno comandando questo Giro d'Italia, è un'immagine emblematica. Bravo comunque Damiano Cunego, il miglior Cunego da quando il Giro è partito, a parte che sì, non aveva fatto niente fino ad oggi, però oggi ha reagito. Vedete proprio l'acqua, a questo punto ci voleva. Ma, cioè, esatto, perché lanciargliela così passa, gliela versi sul caschetto ed è tutt'altra cosa. Oh, Sisio, non molla! Il gruppo però è a 2 minuti, quindi difficilmente questo tentativo, a meno che in discesa non vadano piano quelli del gruppo, ma la vedo complicata per Cunego, Bosisio e Popovic. E questa è la fatica di Michele Scarponi. Questa è la croce sul Monte Catria? Sì. Paolo, a te. Sì, Auro, guarda, io mi sono portato avanti rispetto alla corsa, ho già passato il GPM e posso garantire che troveranno una piacevole sorpresa, perché ci sarà un lungo tratto nel bosco e l'aria è molto molto più fresca, per contro troveranno però vento contro e questo non sarà troppo a loro favore, però sicuramente potranno rinfrescarsi un po' in questo bosco. Sei già arrivato in cima, Paolo? Sì, ho già iniziato la discesa, mi sono portato avanti perché conoscendola l'ho fatta in salita in bici, è molto molto tecnica e difficile. Tra l'altro Giunti, Massimo Giunti, corridore pesarese, quindi della zona, ha dato un consiglio a tutti i suoi colleghi di andarla a vedere questa discesa del Catria, perché lì si potrebbe fare la differenza. La prima parte è facile, la seconda molto molto tecnica, tortuosa e ripida. Sono 5 chilometri davvero difficili, ma solamente nella parte conclusiva della discesa. I primi 7-8 chilometri sono facili. C'è sempre Spezialetti ed ecco Danilo Di Luca. Cerca da bere. Ecco qui, vedete, c'è un uomo della LPR. Sempre meglio prendere qualcosa da gente che si conosce, per carità, non è che ci siano dei malvagi che consegnano cose strane, però si sa mai. La sicurezza non è mai troppa. Paolo, a te. E spero che siano venuti a vederla questa discesa, perché non è asfaltata come pensavo. Io quando l'ho fatta nel 2006 era completamente sterrata, uno sterrato molto buono, adesso è un misto, però dovranno stare molto attenti perché troveranno molta terra smossa. Hanno fatto sicuramente un gran lavoro, ma col passaggio delle macchine avanti alla gara hanno rismosso tantissima sabbia e ci sono dei tratti, ti posso garantire, che sembra quasi di essere ancora sullo sterrato, e siamo in discesa al 7-8%. Ci vorrebbe in gruppo un Fiorenzo Magni o un Gastone Nencini, e allora in quei 15 chilometri verso Cagli guadagnerebbero 2 minuti sicuramente, o anche Paolo Savoldelli, per andare indietro di pochi anni. Sullo sterrato Magni era un fenomeno, sì, e anche Nencini, sì. Sempre Ardila. Jackson Rodriguez e Serpa.
si è staccato Simoni, loro no. Ha provato a passare Popovic per conquistare il Gran Premio della Montagna. Damiano Cunego invece passa per primo sul Monte Catria, 1368 metri d'altezza, mancano 34 chilometri al traguardo. Si sta gareggiando da 6 ore e 9 minuti, cari telespettatori. Rendetevi conto di cosa significhi una tappa di questa portata sul fisico dei corridori. E siamo entrati nella terza e conclusiva settimana del giro. 7 ore in bicicletta, 3 ore in salita, con questo caldo. 4.800 metri di dislivello quest'oggi. Vediamo adesso chi transiterà dopo il terzetto, dovrebbe essere Karlström, che c'è stato un momento ai 3 km che era a 30 secondi, poi non so se per ordine d'ammiraglia o perché non ce la facesse più è ritornato più indietro, e qui siamo sempre sulla sofferenza di Michele Scarponi, l'aquila di Filottrano. Hanno impiegato 37 minuti e 9 secondi per fare gli 11 km, una media di 17.900, una velocità ascensionale media di 1.405, proprio a causa della fatica e del caldo. Eccolo qua, Kjell Karlström, viene dalla Finlandia. Figuriamoci, 35 gradi per un finlandese non è cosa facilmente digeribile. Adesso probabilmente aspetterà Ivan Basso e Franco Pellizzotti. Qui siamo su... Sì, secondo me gli hanno detto: Karlström, vai tranquillo perché tanto il gruppo è lì e semmai darai una mano sul Petrano. I primi 2-3 chilometri del Petrano potrebbe essere d'aiuto. Kjell Karlström. L'andatura del gruppo è sempre scandita da Ardila Cano, questo colombiano che da dilettante ha militato in una squadra mantovana, caro Davide. Sì? La San Pellegrino Bottoli Artoni, è una delle squadre più vecchie del panorama dilettantistico. E adesso risiede a Imola, provincia di Bologna. E come vedete Scarponi non ce la fa più e verrà ripreso dal gruppo, dal gruppetto dei migliori. In quest'ultima fase il gruppo non ha guadagnato, quindi c'è qualche speranza per Cunego, Bosisio e Popovic, Silvio. Ma sì, il gruppo non ha guadagnato, ha mantenuto un'andatura regolare, però mi sento di poter dire, a meno che Damiano Cunego, che mi è sembrato quello più in palla, non abbia mantenuto delle riserve solide, che il vantaggio non è sufficiente. Sarei felice che Damiano riuscisse veramente a togliersi questa grande soddisfazione, ma ho paura che i 3 minuti e 10 presumibili, 3 minuti e 8 secondi non siano sufficienti. Chiaramente è anche condizionato da come verrà affrontata la discesa, ma è una discesa talmente difficile e complicata che insomma sia davanti che dietro credo che la velocità sarà simile. Però Popovic in discesa è molto forte, dietro potrebbero scendere in modo regolare e quindi potrebbero guadagnare 30-40 secondi fuggitivi. 3 minuti di ritardo per il gruppo, questa è la discesa molto tecnica che collega il Monte Catria a Colombara e arriverà sino a Cagli. Pausa per noi e poi gran finale qui dalla provincia di Pesaro Urbino. Jaroslav Popovic in questo tratto difficilissimo, con la strada non propriamente asfaltata, i tre al comando potrebbero guadagnare ulteriormente sul gruppo. Avevano 3 minuti e 10 in vetta al Catria. Questi è Karlström che viene raggiunto dal plotone. Secondo me un minutino lo possono guadagnare, perché sia Popovic che Damiano Cunego sono fortissimi in discesa, dietro non è che si stiano impegnando a fondo, quindi più di un minuto in questi chilometri potrebbero guadagnarlo. Vedete, i primi chilometri sono piuttosto belli, poi la strada peggiora. Andiamo da Bettini, Paolo. Sì, Auro, io sono ancora avanti, mi trovo qualche chilometro avanti alla corsa, sono nel tratto molto tecnico, ho voluto anticipare apposta per vedere, sono uscito dal falso piano, dalla parte
di asfalto nuovo, diciamo così, asfalto terra, perché è veramente molto sporco. Sono ritornato sull'asfalto vero a 25 dall'arrivo, è molto molto difficile questa discesa, ripensando anche alla tappa di ieri, cos'è successo in finale, dove la differenza è stata fatta più in discesa che in salita. Dovranno stare molto attenti, qui si può inventare tutto e studiare anche un'azione in quest'ultimo tratto. Chi la conosce molto bene, chi è venuto a vederlo, può fare la differenza anche qua. Silvio, il gruppo non mi sembra particolarmente lanciato all'inseguimento, anche perché non vogliono mettere a repentaglio un Giro d'Italia per una caduta, per una scivolata banale. No, ma anche perché a tirare c'è sempre la Rabobank, che non ha nessun interesse, nel senso che ha mantenuto la situazione sotto controllo. Credo che avessero preventivato degli attacchi sul Katria, ma questi attacchi non sono avvenuti. Menchov si ritrova ancora con due gregari assolutamente straordinari, nel senso che stanno facendo un lavoro veramente eccezionale. Mentre vediamo, stiamo veramente bella questa immagine con la nostra moto ripresa, stiamo raggiungendo appunto Popovic, che ha allungato su questa discesa, l'aveva annunciato Davide. Popovic è particolarmente bravo in discesa e anche coraggioso, direi, perché è stato l'unico che ha rischiato oltre il dovuto in questo tratto di strada, insomma, che non è asfaltata. Quindi un Popovic che staremo a capire sta giocando soprattutto per se stesso in questa fase, ma potrebbe diventare molto utile se qualcuno dal gruppo, soprattutto il suo capitano Leipheimer, avesse bisogno proprio, se decidesse anche lui di attaccare. Stiamo attendendo da ore un attacco da parte dei grandi della classifica, ma questo non è ancora avvenuto. Ecco, qui la discesa è ancora molto bella, veloce, non ci sono curve pericolose. Le curve arriveranno tra 3 chilometri, a quel punto sì che la discesa diventa davvero ripida e tortuosa. Qui hanno fatto un asfalto particolare, un asfalto bianco, 3 anni fa era sterrato, uno sterrato vero e proprio, adesso invece è in buone condizioni. Il problema è che sono passate tante macchine, esatto, prima dei quello corridori, che ci ha detto Pettini. Quindi meno male che non è piovuto oggi, sennò sarebbe stato tutto più complicato. 7 secondi il vantaggio di Popovic su Cunego e Bruno. Franco Marino 18 con un'ambulanza. La situazione tra l'altro è tenuta tuttora sotto osservazione anche dai funzionari della protezione. Slav Popovic già aveva tentato uno scatto nella tappa di Bergamo, verso Bergamo Alta, provò a fare il vuoto, ma davanti c'era irraggiungibile con il regulator. Questo signore si chiama Vito Mulazzani, è bravissimo, è quello che regola il traffico in corsa e segnala i vari pericoli ai corridori. A tutta Jaroslav Popovic, corridore ucraino ma che vive da diversi anni in Toscana. Ecco, questo è l'ultimo tratto, adesso ci sarà un tornantone là avanti e tra 1,5 chilometri circa comincia il tratto più difficile della discesa. Ha guadagnato altri secondi l'ucraino. Molto bravo in discesa, sicuro. Beh, direi Davide che è un corridore completo, sì. Perché sennò alla terza settimana di giro non sei a 9 minuti ma sei a 29 minuti dovendo fare il gregario. Sì, perché lui ha aspettato in un paio di occasioni Lance Armstrong, poteva avere anche 3-4 minuti in meno in classifica generale. Non si muove nessuno dietro, sempre 3 uomini della Rabobank. Torniamo da Francesco Pancani. E anche noi adesso siamo nella discesa, ovviamente dietro il gruppo della Maglia Rosa, anche in questo tratto asfalto molto sporco, chiaramente si alza molta polvere al passaggio sia dei corridori, ovviamente poi dietro delle ammiraglie. L'unico aspetto positivo è che negli ultimi chilometri, nell'ultimo prima del Gran Premio della Montagna, in questa prima fase in discesa, si attraversano dei boschi e dunque c'è almeno un po' di ombra in una giornata
che, come abbiamo detto più volte, è davvero condizionata dal gran caldo, perché all'inizio sembrava quasi una battuta, ma poi per esempio il fatto che ci fossero difficoltà a trovare dell'acqua, beh, era vero. Abbiamo visto, come detto, tanti corridori che prendevano qualunque cosa avesse la forma di una borraccia, di una bottiglia o di una lattina dalle mani anche degli spettatori. Rientrato nel tratto asfaltato Jaroslav Popovic, 20 secondi per lui su Cunego, e Bosisio ha già superato il cartello dei 25 km al traguardo, quindi ha già superato il paese di Colombara. E nel tratto più difficile della discesa Jaroslav Popovic sta guadagnando ancora nei confronti di Cunego e Bosisio, anche nei confronti del gruppo. Beh, certo che il regulatore con la bandierina che in pratica fa da vigile favorisce chi è davanti. Popovic si butta giù a tutte e via. Mentre dietro sono spaventati. 13 secondi, questo è un aggiornamento. Hanno fatto anche una maglietta in onore di questa tappa. E sono sempre i due gregari di Denis Menchov. Silvio Martinello. Sì, la situazione non cambia, stiamo assistendo. Attenzione, ecco, qui c'è stata foratura di un uomo a stana, sì. Potrebbe essere. Andiamo da Pancani. No, Auro, io ancora non sono sulla stana perché ero più indietro nella lunga fila delle ammiraglie. Vediamo che adesso in lontananza ci sono due uomini della stana. È lui, Levi Leipheimer, capitano. Infatti un uomo era stato fermato proprio per dare una mano a Leipheimer, ammiraglia che si è fermata in mezzo alla strada e per passare la macchina della Liquica si pratica è salita con due ruote sul lato, sul bordo della strada. Poi qui adesso perde qualcosa perché Leipheimer in discesa non è forte per niente. La sua fortuna è che ci sono due o tre compagni di squadra che possono dargli una mano e così ha la possibilità di rientrare. Viene superato anche da alcune ammiraglie. Questo è un tratto critico davvero, con l'asfalto che non è asfalto, scivolata di Bosisio, mi comunica Radio Corsa, però non è finito a terra, solamente sbagliato l'ingresso in una curva e regolarmente ripartito, quindi si sono frazionati tre battistrada da solo, davanti a tutti c'è sempre Popovic, Cunego a 15 secondi, a 25 secondi Bosisio, eccolo qua Jaroslav Popovic, ha forato anche Jean Nesson, fuggitivo della prima ora della Caisse d'Epargne, un francese, e prova a rientrare Levi Leipheimer. Ci sei, Francesco? Dall'ammiraglia della stana hanno fermato anche un altro uomo proprio per dare la possibilità a Leipheimer di rientrare in gruppo, dunque con due compagni di squadra adesso è l'americano in questa discesa davvero molto molto impegnativa, anche e soprattutto per le condizioni dell'asfalto. Poi meno di tre minuti il ritardo del gruppo Maglia Rosa da Popovic. Silvio, credo che lo andranno a prendere. Allora, il ritardo di è in atto in questo momento, il cronometraggio. Popovic sta affrontando questa discesa veramente in modo magistrale, dimostrando di avere ancora, nonostante la tanta strada, nonostante le tante difficoltà, ancora una lucidità veramente straordinaria. Questo per far capire anche a chi ci ascolta le difficoltà, bisogna essere anche lucidi per scendere come sta scendendo Popovic, come stanno scendendo anche tutti i corridori per affrontare queste difficili discese veramente con la lucidità necessaria per non correre rischi. Popovic credo abbia poche possibilità sinceramente, perché l'ultima salita è una salita che porta a Montepetrano con una pendenza media di quasi l'8% con punte del 13%, quindi una salita vera, una salita difficile e complicata. Pensavamo che guadagnasse Popovic, invece aveva 3 minuti e 10 sul Katria e adesso a 2.48, quindi anche se lui è molto bravo, però evidentemente anche dietro sono andati forti. Noi facciamo sempre, non dico il tifo perché non è corretto, ma comunque bisogna apprezzare tutti quei corridori che mettono l'anima, che provano da lontano.
sono queste le tattiche che più sono amate dalla gente, i tentativi anche sfrontati, quello di Popovic è apprezzabile. Tendam, siamo su Tendam e va... Ardile invece ha sbagliato qualche ingresso in curva, Silvio. Sì, infatti vi segnalavo in cuffia la difficoltà di Ardile di seguire il compagno di squadra, evidentemente molto più scaltro di lui in discesa, tra l'altro vediamo proprio lì sulla destra una protezione giustamente messa in quel punto da parte dell'organizzazione. Ardila sta avendo difficoltà a seguire il compagno di squadra, nonostante ciò non ha, come hai ricordato, il gruppo ha guadagnato qualcosa rispetto ai corridori di testa, soprattutto rispetto a Popovic che vediamo inquadrato e che è leader della corsa in questo momento. Controordine, c'era stato un errore da parte di Radio Corsa. 4 minuti e 15 è il vantaggio di Jaroslav Popovic, quindi vuol dire che ha guadagnato un minuto in discesa. In effetti, con il regulator, con la bandierina, con Popovic che si è buttato giù a rotta di collo, mi sembrava strano che il gruppo avesse recuperato. E adesso è arrivata il cronometraggio ufficiale, 4 minuti e 15 tra Popovic e il gruppo Magliarotta. È assolutamente normale, pensavo che potesse guadagnare un minuto ha guadagnato, perché lui è andato giù molto forte, dietro sono andati giù in modo regolare ed è normale che abbia guadagnato un minuto in questo tratto. Jaroslav Popovic ormai è al termine della discesa, però la strada lo aiuta fino qui sotto l'ultima salita. Ed è rientrato in coda al gruppo principale anche Levi Leipheimer, che era rimasto vittima di una foratura. Pancani, a te. Sì, esatto, intanto adesso c'è una foratura, ancora una foratura per un uomo della Columbia High Road, si tratta di Possoni e sta andando in discesa per attendere magari Possoni, anche un altro uomo della Columbia High Road che adesso è in fondo al gruppo, si tratta di Sitsov. In precedenza un'altra foratura sempre in questa discesa che è davvero incredibilmente tecnica, si trattava del francese della Casse de Parne, Janson. Voi. Abbiamo fatto partire anche noi il cronometro ai 20 km dal traguardo, quindi adesso vi daremo senza possibilità di errore il ritardo dei grandi della classifica. 9 km, 8 km in leggera discesa, dove Jaroslav Popovic ha la possibilità di non spendere troppo, e poi gli ultimi 10 km e 700 metri in salita. Sempre Tendam con Ardila, che fa una fatica a stare a ruota al compagno di squadra. Ardila bravo in salita, Ardila che non ce la fa a tenere la testa del gruppetto dei migliori. E qui Jaroslav Popovic, vedete, posizione aerodinamica, ecco, questa forse è meglio, più sicura. Non imitate i corridori, se amate andare in bici e siete anche un po' spericolati, cercate di avere delle posizioni ortodosse, perché quello che fanno i professionisti non è ripetibile, no. Quindi mi raccomando. Cunego è sempre a 15 secondi da Popovic. Beh, anche Cunego un ottimo discesista, sì, eh. Un Lombardia l'ha vinto partendo in discesa. Mi sorprende che si sia staccato, forse ha sbagliato una curva e questo ha permesso a Popovic di guadagnare quei 15 secondi. Scorre il cronometro. Lo fermeremo quando il gruppo arriverà al cartello, all'arco dei meno 20 km. Bettini, dove sei? Sì, Auro, mi sono fermato in fondo alla discesa, ho finito il tratto tecnico e aspetto Popovic e gli altri per rientrare. Poi ci racconterai di Damiano, ecco, adesso lo vediamo dall'elicottero. Damiano Cunego è a 200 metri da Popovic, a 50 secondi invece c'è Bosisio che aveva sbagliato una curva, è scivolato e ha cambiato anche la ruota posteriore, quindi problema meccanico oltre che di percorso e di dinamica per
Bosisio. E adesso è difficile poter riprendere Popovic perché è più passista di lui, e adesso c'è questo falso piano in salita dove Popovic sta pedalando molto molto bene, poi ritorna una strada in leggera discesa Mancani. Per arrivare a Cagli. Francesco, anche noi stiamo arrivando adesso al termine della discesa, gruppo della maglia rosa sempre molto allungato con i due uomini Rabobank davanti, e in terza posizione c'è Menchov, gruppo molto allungato, gli unici a perdere contatto sono stati i due della Columbia Road, come abbiamo detto, rimasti vittime di una foratura. Voi, è aumentato ancora il vantaggio, eccolo qua il cartello, 20 all'arrivo, 4,52. Silvio, interessante, adesso si fa interessante. Io credo che l'Astana a questo punto non farà la figuraccia di ieri della Cervelo. No, beh, assolutamente. Popovic a questo punto tenterà di giocare le proprie carte fino in fondo. È tutto condizionato naturalmente, perché credo che inevitabilmente si scatenerà la lotta tra i grandi del giro, tra i grandi della classifica sull'ultima salita. Bisognerà capire quante energie sono rimaste a Popovic, anche perché fare una discesa come ha fatto lui, va bene, siamo in discesa, si spende meno che in salita, ma è certamente dispendioso. Tra l'altro prima l'abbiamo visto in queste posizioni aerodinamiche, e chiedo supporto anche a Davide, insomma, se anche chi va in bicicletta prova a rimanere in quelle posizioni, fanno male i muscoli per restare in quelle posizioni, non è una posizione semplice da tenere, quindi in questo frangente sicuramente Popovic sente ancora delle energie. È chiaro che gli ultimi 11 km di salita diventeranno duri per chi come lui è in fuga dalle prime ore del mattino, e quindi tutto è condizionato da quante nere gli sono rimaste, senza dubbio, perché i 5 minuti possono essere tanti, ma possono essere anche pochi se uno non ha più benzina. Adesso termina anche questo strappettino, 15 km la conclusione, adesso troverà 3 km in leggera discesa. Paolo, ci sei? Bettini? Non sento Paolo. 1:05 il ritardo di Bosisio. E vediamo Cunego a quant'è. E ha perso qualcosa. Non rientra più, almeno in discesa, in questo tratto non rientra più. Bisognerà vedere se avrà la forza di farlo sulla salita finale. E qui siamo su Danilo Di Lucca. Bravo Chiarini. Molto. È ancora bravo. Lì. Ardila, Tendam, gruppo forte di una trentina di unità, forse anche qualcosa in più. A te Paolo. Sì, io sono ancora, anzi mi sono riportato su Popovic, l'ho atteso, mi sono fatto sfilare per vedere il vantaggio, a circa 400 metri di vantaggio. Ci sta credendo, sta spingendo a fondo, e tra poco inizierà l'ultima salita. Vediamo quanto gli sia servito, tra virgolette, fare il furbo nel senso buono durante questa tappa, restando a ruota. Bosisio a 1:20, anche per Bosisio sarà impossibile rientrare su Popovic, quindi crediamo che tra un po' arriverà l'ordine dall'ammiraglio LPR di non spremersi in questo tratto, perché potrebbe dare una mano a Di Lucca sull'ultima salita. Adesso c'è Chiarini, che come hai fatto notare prima è lì al suo fianco, bravissimo, il corridore di Marradi. C'è anche Bruseghin. Andavano già molto d'accordo l'anno scorso Chiarini e Di Lucca. Io andai a Palma de Mallorca durante il ritiro invernale, c'erano Chiarini, c'era Savoldelli, c'era Danilo Di Lucca, e proprio il gruppo, nonostante si fosse appena formato, era molto affiatato. Notai proprio affetto da parte di Di Lucca nei confronti di Chiarini e anche di altri giovani corridori. Chiarini, che è un figlio d'arte, il papà Vittorio è stato professionista dal 1961 al 1969, gregario di Franco Bitossi. Ed eccolo qua, Jaroslav Popovic.
ha sposato una ragazza che viveva in un posto lontanissimo, vero Davide? Allora, Cindy, Nuova Caledonia, figlia del console italiano in Nuova Caledonia, conosciuta in una trasferta proprio in Nuova Caledonia. Ma quando l'ha conosciuta era ancora minorenne, poi si sono sposati presto, ma hanno un figlio, è Jason. Una storia che continua felicemente. Jason è nato nel 2007. Cunego si è riavvicinato, Bettini, è a 18 secondi Cunego. Sì, l'impressione è che si stia avvicinando, sono dietro Popovic, rallento un attimo, attendo Damiano per capire se può rientrare o meno sul corridore della stana. Siamo a Cagli, tra un po' comincia l'ultima salita. Antichissima questa città di Cagli, costruita già in epoca bizantina. Vedete le bellezze di Cagli con la città murata. Questa città fu incendiata dai ghibellini alla fine del XIII secolo, poi un paio di secoli dopo qui venne costruita una tipografia, addirittura c'è la tradizione del ferro battuto, ci sono poi alcune chiese come San Francesco, San Domenico e Santa Maria della Misericordia risalenti al 1300. Proprio nell'abitato di Cagli ci sarà una svolta a destra e lì comincerà l'ultima fatica odierna, quella verso il Monte Petrano. Il ritardo di Bosisi è 1 minuto e 35 secondi. E il gruppo a 5 minuti, quindi vuol dire che dalla cima del Catria, scendendo per 19 chilometri, Popovic ha guadagnato 1,40 sul gruppo Maglia Rosa. Pausa per noi. Superato 4 secondi, non ha desistito Cunego, adesso il terreno torna ad essere favorevole a per Cunego. Lui più che per Popovic. Sì, va più forte in salita, anche se non è riuscito a fare il vuoto nei confronti di Popovic e tantomeno in salita nei confronti di Bosisio, ma adesso ha il solo Popovic perché Bosisio ormai è tagliato fuori dai giochi a 1 minuto e 25 il corridore della LPR, quindi Cunego ha ancora intatte le chance di potersi giocare al pari di Popovic questa tappa. E allora inizia la salita per Popovic qui in mezzo alle case di Cagli, un comune insomma anche artisticamente molto molto bello, per in cui difesa si è battuto a più riprese anche un certo Vittorio Sgarbi. Jaroslav Popovic. Poco meno di un chilometro e comincia la salita, adesso c'è questa svolta a destra e poi un tornantino a sinistra e comincia proprio lì la salita. Vedete il torrione medievale, qui a Cagli c'è anche un importante centro di scultura contemporanea, sono esposte opere dei maggiori artisti di oggi quali Cunellis, Zorio, Uncini, Paolini e Nunzio. Ecco, in questo momento comincia la salita, 10 km e 700 metri alla fine. Paolo, a te, Bettini. Sì, Damiano si è avvicinato abbastanza a Popovic, io scusate ma in questa fase non posso che fare il tifo per lui perché in molti lo ricordano come fondamentale in vittorie mondiali, nelle mie vittorie ai campionati del mondo, spero che possa colmare questo distacco. Popovic ha approfittato la discesa, vediamo se Damiano saprà reagire su queste prime rampe di salita. Il tuo erede, così come tutti lo considerano, Damiano Cunego, l'erede di Paolo Bettini per le corse di un giorno, ma quella di oggi si può tranquillamente considerare come una classica per Damiano Cunego, lui che per adesso ha sofferto in classifica generale. 10 km al traguardo per Jaroslav Popovic.
Qui adesso la salita è molto impegnativa, i primi 5 km, 500 metri hanno una pendenza media del 9,3%, è il tratto più duro, poi la salita diventa leggermente più dolce, ritorna dura negli ultimi 3 km. Di Luca Franco Bollato Menchov, ma non adesso, sono 200 chilometri che Di Luca è attaccato a Menchov, Martinello. Sì, sì, non l'ha lasciato un attimo, poi l'abbiamo seguito mentre qui vediamo proprio inquadrato Damiano Cunego sulle prime rampe del Monte Petrano, quelle più difficili, quelle più complicate, che transita sotto il cartello di meno 10, Danilo Di Luca facilmente riconoscibile dalla maglia ciclamino, che non ha assolutamente mai mollato la maglia rosa Denis Menchov da questa mattina, da quando siamo entrati in diretta. A te Paolo. L'impressione è che Popovic e Cunego stiano salendo del solito passo, si mantiene sempre costante il ritardo di Damiano, adesso come diceva Davide la salita è molto impegnativa, solamente alcuni metri dove la pendenza diminuisce, ma prontamente dopo la curva risale decisa. 4:40. E adesso arriva la Liquigas, Silvio? Sì, in effetti ve li facciamo vedere adesso dalla nostra motoripresa, è proprio la Liquigas che ha preso, sembra decisamente in mano la situazione, nel gruppo Maglia Rosa, ora si sono spostati sia Ardila che Tendam ed è proprio Karlstrom con a ruota i due capitani, Ivan Basso e Franco Pellizzotti, che sta facendo l'andatura. E vedremo cosa si inventeranno i Liquigas Doimo. Basso e Pellizzotti. Pellizzotti deve recuperare 2 minuti in classifica, Basso 3. Tutti davano come principale favorito di questa tappa proprio Ivan Basso, dopo quello che ha dimostrato ieri sul Monte Casale. Gruppo ridotto a 35 unità, ma vedrete che resteranno molti meno già in questi primi 2 chilometri di salita. Sono nel centro storico di Cagli. Pancani, a te. Anche per noi infatti curva a sinistra, dopo un tratto abbastanza agevole, curva a sinistra ed è cominciata la salita adesso nel centro abitato di Cagli. E proprio prima dell'inizio della salita c'era Stefano Zanata, il direttore sportivo della Liquigas, che via radio stava dando istruzioni ai suoi corridori. Infatti adesso è cambiato un po' anche la disposizione del gruppo, con il Liquigas del gruppo Magliarosa, con il Liquigas davanti, mentre stanno perdendo contatto i due corridori della Rabobank che erano stati così preziosi finora per Menchov. L'ultimo a perdere contatto è stato Ardila Cano, a voi. Ed è Powells il grande deluso della tappa di ieri, l'uomo cui è stato tolto il privilegio di giocarsi una tappa, oggi fa il gregario, passano davanti alla Rocca di Cagli, quindi anche Sastre vuole guadagnare secondi oggi su Leipheimer e Menchov. La logica dice che dovrebbero attaccare Basso, Pellizzotti e Carlo Sastre. Eccolo qua, Powells, corridore belga. 4 minuti e 30 secondi il ritardo del gruppo quando comincia l'ultima salita. C'è sempre il finlandese Karlstrom, in terza posizione Ivan Basso. Il nostro cronometro ci indica il ritardo del gruppo da Popovic ai 10 km dal traguardo. Vedete che Powells controlla, rallenta, perché il suo obiettivo è quello di aumentare il ritmo, ritmo che lo aumenta Ivan. Ivan Basso, subito. O la va o la spacca, o dentro o fuori. Per adesso molto. Normalmente Basso opera un primo scatto per vedere la reazione degli avversari e poi se ne ha. Il secondo allungo di solito è buono per scremare ulteriormente. 4 minuti e 20 secondi. Molto bella la pedalata di Menchov. Danilo Di Luca, Ivan Basso. Qui la salita diventa dura. Non vediamo ancora Sastre. Già dopo un chilometro la strada si inerpica al 13%. Eccolo. Sastre, Sastre è in 20ª posizione, non sembra che la sua pedalata per adesso sia redditizia, ma aspettiamo perché lui è un diesel,
Carlo Sastre Candil, il vincitore del Tour dell'anno scorso. Pancani, a te. E poco più indietro hanno già perso contatto sia Marzio Bruseghin che Michael Rogers, che adesso sono a circa 70-80 metri dai primi. A voi. C'è Serpa, ruota di Powells, poi il re americano Lance Armstrong dovrebbe fare la corsa per Levi Leipheimer. Eccolo lì, il capitano dell'Astana. Qui siamo su Bruseghin, che cerca di restare con il proprio gregario Paolo Tiralongo. Cunego non sembra in grado di raggiungere Popovic, è segnalato a 30 secondi Damiano da Jaroslav Popovic, ma è ancora fluida la pedalata dell'ucraino. Molto bella, ma lo ripetiamo, tappa lunga, dura, molto caldo, e quindi la crisi potrebbe arrivare da un momento all'altro, cosa che non auguriamo a Jaroslav Popovic, che meriterebbe il successo di tappa. Pedalata agile per Popovic. Armstrong a ruota di Di Luca, poi dietro c'è sempre Francesco Masciarelli con Stefano Garzelli. Il corridore della Colombia è Ciuzzov. C'è Arroyo e c'è Sastre. Vedete, erano in 35, sono rimasti in 15. Pancani, a te. Parte ancora Basso, al lungo di Ivan Basso. Un film già visto. Il primo tentativo lo fa subito appena comincia la salita e vede la reazione degli avversari. E il secondo, di solito, è ancora più violento. Ma guardate la reazione di Menchov. Facile, facile. Menchov è in grande forma. Il Menchov migliore, quello che ha vinto due edizioni della Vuelta. Lo stiamo vedendo sulle strade del Giro. 8 chilometri al traguardo per Popovic. Ha un chilometro e 3, un chilometro e 4 di vantaggio. Martinello. Sì, effettivamente da quello che stiamo vedendo Menchov dimostra assolutamente una grande condizione sia atletica che mentale. Ha battezzato la ruota di Basso quest'oggi come quella più pericolosa, lo sta seguendo come un'ombra, tra l'altro apparentemente anche senza fatica, chiaramente così non è perché i corridori stanno facendo molta fatica. E segnaliamo davanti Di Luca, che ha risposto prontamente e un po' più lentamente, ma ha risposto anche lui, la maglia verde è Stefano Garzelli, che quest'oggi dimostra anche oggi di avere una grande giornata. Mentre mi sembra meno pimpante del solito Pellizzotti. Attenzione. Pancani, a te. Sì, sono appena passati al cartello dei 9 chilometri tra i corridori che hanno perso contatto anche Steve Dryers della Quickstep, oltre a Brajkovic dell'Astana. Rimasto con Pellizzotti anche Sastre, a voi. Lance Armstrong. E Leipheimer non ce la fa, mi sembra che sia in difficoltà. Levi Leipheimer, eccolo qua. Vediamo, inequivocabili queste immagini, Levi Leipheimer. Già al secondo chilometro di salita non ce la fa e Armstrong è rimasto davanti, quindi Bruinel non ha ordinato ad Armstrong di restare col capitano. No, non... O forse è stato lo stesso Leipheimer a dire: ragazzi, non aspettatevi perché oggi è dura. Oggi è molto dura, mi sembra che stia andando abbastanza piano, sia in evidente difficoltà Levi Leipheimer. Vediamo, Paolo, a te. In questo momento Di Luca trova un grande supporto, perché trova per strada Bosisio, che è tutto il giorno in fuga, ma sicuramente anche se per poco sarà l'unico degli uomini di testa, gli uomini di alta classifica, ad avere un compagno di squadra. Vedete Bosisio con la maglia grigia, sta per essere raggiunto dalla maglia rosa, e anche Armstrong con poche pedalate ma molto potenti riesce a riportarsi sotto. Armstrong, più passano i giorni e più è competitivo. Guardate qua, Lance Armstrong, Sastre con la maglia nera, poi Garzelli, maglia verde per lui, e riparte Ivan Basso. Prova. Prontissimo Denis Menchov, mi sembra in questo momento il corridore più fresco. Sastre invece, come vedete, ha fatto un po' fatica all'inizio, o meglio, questo è il suo stile, ed è lo stile anche questo di partire. Terzo chilometro per il gruppo dei grandi, Carlos Sastre. L'anno scorso gli bastò un allungo violentissimo sull'Alpe d'Huez per dare due minuti a tutti e vincere il Tour de France. Rilancia ancora Sastre,
Adesso è Di Luca in quinta posizione, anche Armstrong non mi sembra in questa fase prontissimo nella risposta. Vedete l'accelerazione di Sastre ha fatto sì che si staccasse Lance Armstrong. A te Francesco. Perso contatto Lance Armstrong, che adesso continua a voltarsi evidentemente per aspettare il gruppettino. Di Luca. Non era facile scattare in questo frangente dopo un allungo di basso, dopo una tirata di Sastre. È partito Danilo Di Luca ed è sempre lui, Denis Menchov, che si porta a ruota. Per adesso sta correndo da padrone il russo, Martinello. Sta correndo da padrone, una netta sensazione che quando decidi di darlo lui lo scatto farà male veramente a tutti, perché ha seguito tutti con apparentemente con grande facilità e vedete che ora sono tutti in grande difficoltà, ma Menchov dimostra di essere quello con, diciamo così, con la maggiore lucidità, mentre Armstrong ha tentato di seguire, sta tentando di resistere appunto agli scatti dei migliori della classifica. Ora sta recuperando Bosisio, però sembra anche lui non in grado di resistere più a lungo. Torniamo da Pancani, Pellizzotti dov'è Francesco? È dietro, lo abbiamo superato in un gruppetto con Arroyo, con Serpa Perez, con Fernandez, che adesso questo gruppetto potrebbe essere atteso da Lance Armstrong, perché quando lo abbiamo superato l'americano continuava a voltarsi, evidentemente ha ricevuto istruzioni anche o comunque indicazioni anche dall'ammiraglia, perché la sensazione che stesse aspettando l'Eipheimer era netta. Vediamo adesso se insieme ad Armstrong riuscirà l'Eipheimer a tornare più vicino al gruppetto con i migliori. A voi. Ancora 3 minuti di vantaggio Jaroslav Popovic. Sastre ha raggiunto Di Luca e prova ancora ad accelerare, si forma un quartetto, maglia nera per Sastre, divisa Liquigas, Doimo per Ivan Basso, poi Danilo Di Luca e Denis Menchov. Paolo, a te. Iauro, ed è curioso vedere come si marcano a coppie. Naturalmente Menchov chiude su Di Luca e Basso su Sastre. Ora però Sastre sembra quello più brillante, sembra quello che ha più voglia di giocarsi questa tappa, anche se Popovic sarà credo irraggiungibile, però ha più voglia di mettere qualche secondo tra lui e i diretti avversari. Guardarli in faccia, mi sembra che Menchov stia molto bene, stia faticando un po' Ivan Basso. Va bene. Pancani, a te. Allora Armstrong adesso si è portato in coda alla gruppettino con l'Eipheimer e con Pellizzotti. Noi stiamo risalendo, però è già considerevole il loro distacco nei confronti dei migliori. Risalendo troviamo Valjavec e Garzelli e più avanti il gruppetto con Menchov e Di Luca. Voi. Mentre l'Eipheimer oggi arriverà sul traguardo con un ritardo incolmabile, almeno 3 o 4 minuti. Esce di classifica. Uno che perde al primo chilometro, eccolo qua, no, qui siamo su Popovic, questo è Popovic, qui siamo sulla testa della corsa, cercheremo di farvi vedere anche Levi Leipheimer, questi è Damiano Cunego, non ce la fa che più. Ha perso ancora, è a 1.20 da Popovic. Sastre, terzo tentativo per lo spagnolo di Avila. Vedete che Menchov ha guardato nella faccia Danilo Di Luca, Ivan Basso mi sembra in difficoltà. È uno scontro vero questo. Era il tappone più atteso e i grandi adesso non si fanno sconti. Basso guarda Menchov, dice: se puoi vacci tu, ma nessuno tra questi mi sembra in grado per adesso di andare a rispondere allo scatto di Sastre. Bettini. Sì, l'impressione era quella giusta, Sastre ha provato e riprovato e adesso ha fatto, con poche pedalate ha fatto il vuoto, vediamo se saprà tenere. Basso! Allora era tattica, ha guardato in faccia Menchov. E visto che Menchov non ha risposto, prova ad andare lui. Si può riaprire il giro, signori, oggi. Si può riaprire il Giro d'Italia con il quinto e il settimo della classifica generale che hanno staccato il primo e il secondo. Basso all'inseguimento di Sastre. 3 anni fa erano compagni di squadra. Ricorderete quando sul Bondone
Sastre tirò per quasi tutta la salita e poi lasciò spazio a uno scatenato Ivan Basso. Ebbene, oggi sono avversari, leali avversari, e provano davvero a riconquistare posizione in classifica generale. Anche Di Luca adesso mi sembra piuttosto in difficoltà, tant'è che viene raggiunto da Garzelli. Pancani, a te. Proprio così, c'è l'aggancio Stefano Garzelli, che sembrava ormai destinato ad andare alla deriva, invece è stato bravo a stringere i denti, ad andare su del suo passo. Adesso ha raggiunto la coppia con Menchov e con Di Luca, e insieme a loro c'è anche Valjavec. Più indietro sempre il gruppetto con Leipheimer, Armstrong e Pellizzotti. Voi? Non vorrei che avessero esagerato sia Menchov che Di Luca con quegli allunghi. Se vengono superati con relativa facilità da un bravo corridore, ma sicuramente non un fenomeno come Tadej Valjavec, vuol dire che potrebbe essersi spenta la lampadina. E adesso c'è Basso all'inseguimento di Sastre. Il problema di questa tappa era proprio questo: rischiare di perdere minuti proprio negli ultimi chilometri. La benzina probabilmente è finita. Menchov e Danilo Di Luca adesso non ce la fanno, ce la fa invece Carlo Sastre, sta rincorrendo Ivan Basso. A quanto è Basso da Sastre, Bettini? Ma in questo momento ha perso qualcosa, saranno un centinaio di metri. Carlos in un falso di leggero falso piano, in un tratto di leggero falso piano, ha dato un'accelerata e ha guadagnato qualche metro. 6 chilometri al traguardo per Carlos Sastre. Tra Sastre e Basso soli 10 secondi, ma si rialza sui pedali l'uomo di Avila. È un corridore incredibile questo Sastre, non lo vedi mai, è sempre in coda al gruppo, sembra in crisi e poi nel momento topico, nel momento cruciale, piazza la fiammata. A un chilometro e a meno di un chilometro Sastre da Popovic. Menchov e Di Luca hanno un ritardo di 30 secondi da Carlo Sastre. Sembra di rivedere il Sastre dell'Alpe d'Huez dell'anno scorso. Pancani, a te. Chiaro, allora Pellizzotti è riuscito a staccare Armstrong e Leipheimer, adesso ha un ritardo di 21 secondi da Menchov e da Di Luca. Rispetto a Menchov e Di Luca, il ritardo di Leipheimer, che è con Arroyo e con Armstrong, è di 33 secondi. Più di un minuto e 10 il ritardo di Leipheimer da Sastre. Beh, pensavo peggio, dai, si sta difendendo. Lì vai Leipheimer, Di Luca scatta in faccia Denis Menchov. Forse era stato solo un attimo di debacle per Danilo Di Luca. Vediamo come risponde la maglia rosa. Anche per loro 6 km al traguardo. Bettini. Basso si sta avvicinando a Sastre, che a sua volta sta per riprendere Cunego. Non vorrei che fosse stato un marcamento a uomo tra i due corridori, Danilo Di Luca e Menchov. Vedete che Menchov sembra che sia preoccupato soprattutto di Danilo Di Luca e non si preoccupa né di Basso né di Sastre. Si disseta lo spagnolo, vedete, a 50 metri c'è Ivan Basso, 30 secondi più indietro invece per la maglia ciclamino Danilo Di Luca e per Menchov. Torniamo da Bettini, Paolo. Come, scusa? A te la linea. Sì, guarda, Basso si è avvicinato notevolmente a Sastre, Sastre ha appena passato, ripreso e passato Damiano, ma si stanno avvicinando ancora Menchov e Cunego, Di Luca sotto l'accelerazione di Danilo. Menchov ha risposto molto bene. Sono in 150 metri, sono tutti qua, è ancora tutto da giocare. Vedete che adesso Di Luca ha capito l'antifona, sa di avere un uomo a ruota, è Denis Menchov, e adesso stanno recuperando nei confronti di Ivan Basso. Comunque il vantaggio che aveva Popovic all'inizio della salita è stato dimezzato, più che dimezzato, quindi non è ancora detto che Popovic andrà a vincere questa tappa, perché davvero la crisi può arrivare da un momento all'altro e c'è uno Sastre scatenato a 700 metri dalla testa della corsa. Basso in questo tratto non guadagna. Bettini. Ma l'impressione invece è che abbia guadagnato ancora qualche metro. Non nego che sta sfruttando ogni punto di riferimento, qualsiasi moto, qualsiasi
macchina che passa in mezzo è normale che la prenda di riferimento e questo gli ha consentito di recuperare qualche metro su Carlos. Andiamo da Pancani. Di Luca e Menchov hanno appena raggiunto, adesso stanno superando Damiano Cunego, più indietro come abbiamo detto Pellizzotti a una ventina di secondi, ancora più indietro a più di 30 secondi Leif Palmer, che se oggi riuscirà a limitare i danni dovrà ringraziare soprattutto Lance Armstrong, che sta facendo davvero un grandissimo lavoro. Quando ci siamo fermati per aspettare Leif Palmer lo abbiamo visto proprio letteralmente tirato su da Armstrong, che era davanti a dettare i ritmi e i tempi dell'ascesa. Quindi Armstrong ha avuto via libera finché le sue gambe hanno risposto, poi Bruinel ovviamente ha detto a Lenz: è inutile che ti sfremi, diamo una mano al capitano, come è giusto che sia. Sì, questo è normale, la tattica giusta. Adesso hanno terminato il tratto più difficile e si trovano in un tratto dove le pendenze sono intorno al 5-6%. E vediamo proprio Lance Armstrong con Leif Palmer a ruota. Paolo, a te. L'impressione è che come la strada diventa leggermente più facile, Sastre sa rilanciare e in questo momento ha guadagnato decisamente su Ivan Sombasso. Sta picchettando Popovic, per lui 4 km al traguardo, sono lunghi. È come fossero 40, non 4, è in fuga dal secondo chilometro di gara. Guardate la differenza di pedalata, di agilità di Carlos Sastre, è ormai a 2 minuti, forse meno, da Jaroslav Popovic, e 2 minuti in salita sono un battito di ciglia. Transita in meno 4 anche Sastre. Bettini, a te. Sì, Ivana. Mi stavano chiedendo se sapevo notizie sulla maglia rosa. Carlos Sastre ha già passato i 4 km all'arrivo e in questo tratto di strada rettilinea ha in vista la macchina del cambio ruote, la Mavic, praticamente ha in vista Popovic. Pazzesco, aveva 5 minuti Popovic all'inizio della salita. Avevamo fatto due conti, avrebbe potuto gestire 30 secondi al chilometro quasi, e invece anche per lui è arrivato il momento cruciale. Sastre è a 1,20 da Popovic, vediamo quanto ha su Ivan Basso. Ha guadagnato qualcosa, dovrebbe essere tra i 15 e i 20 secondi il vantaggio di Sastre su Basso. Restiamo qui e vediamo dietro Menchov e Di Luca. Ecco, Sastre sta guadagnando 30 secondi su Menchov e Di Luca, ma è ancora piuttosto fluida la pedalata del killer di Spoltore. Silvio. Sì, ancora piuttosto fluida, come fluida quella di Sastre, come un po' appesantita invece quella di Ivan Basso, ma evidentemente c'è stato proprio, come ha detto Davide, un marcamento tra la maglia rosa Menchov e la maglia ciclamino Di Luca, perché non hanno reagito allo scatto di Sastre, ma poi si è visto che quando hanno capito che la situazione stava sfuggendo di mano hanno avuto questa reazione, che per ora stanno contenendo il ritardo. Paolo, a te. Sì, Sastre si sta avvicinando sempre di più all'uomo di testa, Popovic, sta venendo su veramente forte, anche se non mi sembra che guadagni più di troppo in questo momento nei confronti di Basso e nei confronti di Luca Menchov. Ha ritrovato un po' di potenza la pedalata di Popovic e qui la strada è leggermente favorevole. Però purtroppo per lui tra un po' la strada ritorna ripida, sono lì tutti ad esultare, appoggio a Caiano, tifosi di Jaroslav Popovic, dove vive, tutti fanno il tifo per lui. Però arriva. È a meno di un minuto Sastre, meno di un minuto, un grazie a tutti i telespettatori che ci seguono da casa e al pubblico qui sulle strade. Un'organizzazione perfetta e una risposta della gente magnifica, nonostante avessero chiuso le strade stamani. Guardate in quanti sono saliti sin qui al Monte Petrano.
A 3 km dall'arrivo passa un ritardo di 58 secondi da Popovic. Un po' d'acqua anche sulla nostra telecamera. Paolo, a te. Vediamo se Basso qualcosa recupererà in questo tratto più facile. Ma guarda, adesso sono alle spalle di Popovic e Sastre praticamente lo ha nel mirino, 150-200 metri di ritardo, ormai l'ha in vista. Tra questi due corridori e Basso ci sono 14 secondi. Ho trovato l'accordo, Menchov e Danilo Di Luca, che sono marcati in precedenza. C'è stata una fase in cui pensavamo che Di Luca e Menchov potessero perdere di più, invece hanno ritrovato l'accordo. Ormai Sastra nel mirino, Popovic, Martinello. Sì, ecco, dopo questo tornante lo vedrà Popovic appena uscito da questo tornante. Ecco, vedete con la telecamera ormai una trentina di metri la differenza tra i due. Purtroppo Popovic non ha avuto la forza per resistere come era normale alla veemenza proprio dei grandi che sono saliti su quest'ultima salita, appunto dandoci una battaglia veramente senza esclusione di colpi, e Sastre sta recuperando Popovic ormai stremato. Carlos Sastre, e adesso lo spagnolo in testa a questo tappone appenninico. Il ritardo di Sastre in classifica generale questa mattina era di 2 minuti e 52 secondi. Non dimentichiamoci che ci sono anche i 20 secondi di abbuono che potrebbero risultare fondamentali ai fini della classifica generale. Torniamo da Bettini, a te Paolo. Sì, io sfruttando un tornante riesco a vedere sotto Di Luca e Menchov. Menchov costantemente a ruota, lascia tutto il lavoro a Di Luca e al cartello dei 2 chilometri all'arrivo Sastre troverà ventre contrario. Allora abbiamo una situazione direi completa ai 3 chilometri dal traguardo. Sastre aveva 20 secondi su Basso, 40 secondi su Di Luca e Menchov, a 1 minuto e 20 Garzelli, Valjavec, Masciarelli e Pellizzotti, mentre Armstrong e Leipheimer sono segnalati a 2 minuti da Carlo Sastre, anche 2:10. È passato Ivan Basso ai meno 2, il ritardo di Basso 26 secondi. Ha perso anche in quest'ultima fase Ivan Basso. Paolo Bettini, a te. Sono 200 metri precisi di strada il vantaggio di Carlo Sastre in questo momento. 1600 metri ancora per lo spagnolo. Che tappa. Io non so se Sastre riuscirà a ribaltarlo questo giro, ma se pensiamo agli arrivi del Blockhaus e del Vesuvio c'è ancora assolutamente possibilità per Sastre. Oggi non sfilerà la maglia di sicuro a Menchov, ma un minuto può guadagnarlo, compreso l'abbuono. Penso proprio di sì. Siamo adesso con Lance Armstrong che si è messo al servizio di Levi Leipheimer. Prende una bottiglia Lance, ovviamente non la beve. Francesco Masciarelli e Garzelli hanno un ritardo di 1 minuto e 20 secondi. Torniamo da Bettini. Mi sono fatto sfilare in questo momento da Sastre per vedere quanto ritardo in metri a Ivan Basso, e sinceramente devo dire che qualcos'altro ha perso. Stessa faccia, stessa potenza, qui c'è Ivan Basso che stoicamente cerca di resistere, ma è Carlo Sastre che sta cercando di conquistare la vittoria e scalare posizioni. Già con l'azione di oggi è da podio Sastre. Paolo, a te. Sì, su Basso non molto lontano, 50 metri poco più, c'è Di Luca che sta venendo, sta continuando la sua azione con Menchov a ruota, ma sta venendo su molto molto bene.
Quindi secondo te, Paolo, Di Luca e Menchov andranno a riprendere basso? Ma è questione veramente di metri, se la giocano sicuramente, anche se basso arriva non guadagnerà troppi secondi. In quest'ultimo chilometro Leipheimer ha perso qualcosina, ma non è alla deriva. Leipheimer è segnalato a 2.25 da Carlo Sastre. Ultimo chilometro, tra un po' la strada diventa più facile. Gli ultimi 300 metri sono abbastanza veloci. Eccolo qua, l'ultimo chilometro. La tappa è la sua, andremo a vedere quel che riuscirà a guadagnare. A te, Paolo. Che Menchov lasci lavorare e si prepari a fare quello che ha già fatto l'Alpe di Susi, cioè a fare una gran volata per cercare di prendere lui qualche secondo su Di Luca. È già nella zona transennata Denis Menchov, alla vettura della giuria alle proprie spalle, 30 secondi più indietro c'è Ivan Basso e ormai Di Luca e Menchov hanno nel mirino il corridore della Liquigas Doimo. Grande coraggio, ma non è il Basso del Bondone di 3 anni fa. Comunque bravo, perché ci ha provato e ci ha messo sicuramente il cuore. 36 secondi il ritardo di Di Luca e Menchov da Sastre. Sastre però andrà a prendere l'abbuono quale vincitore di questa tappa sugli Appennini delle Marche. È la tappa numero 16. Bisognerà riscriverla alla classifica. 500 metri ancora, Basso viene raggiunto da Di Luca e Menchov. Questa non è una bella notizia per Sastre, perché i due principali rivali andranno a loro volta a conquistare un abbuono rispettivamente di 12 secondi per il secondo e di 8 per il terzo. Raggiunto Basso ai 700 metri dal traguardo. Carlo Sastre prova a rilanciare sin sulla linea. È nato a El Barraco nell'aprile del 75, supera il cartello Montepetrano, ormai è a un passo dalla conquista della tappa più spettacolare del Giro del Centenario. 7 ore 11 di gara, un'eternità. Ha recuperato 5 minuti sull'ultima salita al fuggitivo della prima ora Jaroslav Popovic. Sembrava fatta per Popovic, ma non aveva fatto i conti con Carlos Sastre. Tanti anni fa il Giro presentava la maglia nera come ultimo in classifica. Oggi la maglia nera di Sastre trionfa sul Monte Petrano. E vediamo se Menchov porterà via buone a Di Luca. È ancora piuttosto fresco il russo. Non riesce a replicare Di Luca, una volata simile a quella dell'Alpe di Susi. E Menchov va a conquistare il secondo posto e i 12 secondi di abbuono. Hanno recuperato qualcosa nel finale. 24 secondi per Menchov, 26 per Di Luca e 28 per Ivan Basso. Poi vedremo l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo. Sastre sicuramente è passato in terza posizione in classifica generale. Qui siamo con Pellizzotti, Garzelli e con un bravissimo Francesco Masciarelli. Che bravo questo ragazzo, Francesco Masciarelli, Davide. Bravissimo, in lotta per la maglia bianca. È del 1986 Francesco Masciarelli, quindi se riesce a fare in una tappa del genere una performance, perché di questo bisogna parlare, aspettiamoci grandi cose gli anni prossimi. Garzelli, avevano 1.40, anche loro hanno recuperato nel finale. Garzelli, Pellizzotti e Masciarelli. Qui siamo su Tadej Valjavec. Siamo in attesa di Levi Leipheimer con Lance Armstrong.
avevano oltre due minuti ai due chilometri dal traguardo. Menchov secondo me oggi ha controllato, ha battezzato Danilo Di Luca come l'uomo più pericoloso, lo ha marcato, poi quando Sastre e Basso guadagnavano troppo ha collaborato, hanno unito le loro forze ed è riuscito poi nel finale a vincere la volata dei battuti. Sastre guadagna diversi secondi e adesso potrebbe addirittura risalire al terzo posto della generale. Dovrebbe essere quasi ufficiale perché Pellizzotti è arrivato in ritardo e non ha preso la buono Franco Pellizzotti. Credevamo potesse far qualcosa meglio, ma visto che si è staccato subito, tutto sommato ha limitato i danni anche Franco Pellizzotti. È stato dignitoso. Si è ripreso perché all'inizio era abbastanza legnoso, invece poi è riuscito a ritrovare una buona ritmo. Qui siamo su Serpa Perez, altro corridore della di qui Giovanni Androni, per lui 2 minuti e 35 ed ecco Armstrong che cerca di far perdere il meno possibile a Levi Leipheimer, ma è un ritardo se consideriamo anche la buono superiore ai 3 minuti per Levi Leipheimer. Ascoltiamo Ivan Basso intervistato da Alessandro De Stefano. Insomma Ivan, oggi non ti si può dire che non ci hai provato, cioè hai messo cuore e tutto quello che avevi. Sì, ci ho provato in tutti i modi, Sastre è stato il più forte, Menchov e Di Luca hanno tenuto benissimo e quindi va bene così. Sono venuta a riprenderti per paura secondo te o perché comunque vogliono... No, perché è normale, no? Per gli abuoni? È normale. Ci sta? È certo. Senti, è finito questo giro o no? Vediamo domani, dopodomani al Blockhouse e Vesuvio. Grazie. Primo in classifica rimane Denis Menchov con 39 secondi su Danilo Di Luca. Sastre risale in terza posizione ed è a 2.19, Pellizzotti è quarto a 3.08, quinto Ivan Basso a 3.19. Restate con noi, avremo una mezz'ora appassionante con il processo alla tappa che oggi resterà in onda sino alle 18.30. Dunque frase d'autore e poi processo alla tappa. Grazie per l'attenzione. Riuscì a seguire Binda su una montagna diritta. Posai lo sguardo sulle sue ruote. In 7 ore, 11 minuti e 54 secondi di sforzo, Prece Menchov di 25 secondi, Di Luca di 26, Basso di 29, Garzelli a 1.19, buon decimo alla fine Lance Armstrong con Leipheimer undicesimo alla quasi sua ruota, quasi 3 minuti di ritardo. I distacchi più pesanti vedete per Brusegin, 21esimo a 3.54, insomma si è fatto alla fine sentire questo tappone, si è fatto sentire il gran caldo, è stata corsa calma, tranquilla sino all'ultima ascesa dove però c'è stata grandissima bagarre. Al traguardo anche Damiano Cunego in fuga all'attacco da lontano. A un minuto e mezzo da Popovic, più o meno sono sempre rimasti... 5 minuti di ritardo per Cunego che d'altra parte insomma ha provato in altro modo a vincere la tappa. Assolutamente bravo. Seguito abbastanza a fuoco.